c'era un caffettino. Grazie, solo una parola di introduzione e poi lascio la presidenza alla professoressa Marta Cartabbia e al presidente Giuliano Amato, che dovrebbe arrivare a minuti. Questa è la quarta iniziativa di una serie di iniziative fatte intorno al decennale di federalismi, e sono una serie di iniziative che hanno come filo comune una riflessione sull'Europa. La prima era stata su unità e frammentazione della storia dell'Europa, la seconda era stata sul valore costituzionale dell'economia sociale di mercato, la terza su Europa e globalizzazione, questa di oggi è una riflessione sulle garanzie costituzionali fra il livello nazionale statale e il livello europeo comunitario, l'ultima sarà sul federalizing process europeo. Non ho bisogno di dire, vista la giornata di oggi, l'altissimo livello di relatori, presentatori e introduttori che abbiamo avuto l'onore di avere in queste giornate. Segnalo subito che l'ultima iniziativa avrà poi un concerto jazz al Globe Theater a chiusura, concerto che poi è presentato dal teatro di Livia Pomodoro, che per secondo mestiere fa il presidente del Tribunale di Milano, per primo mestiere fa il presidente del Teatro Noma. E quindi niente, io ringrazio i relatori e i presentatori, ringrazio la professoressa Marta Cartabbia, che su questi temi è, come dire, una delle più grandi specialiste italiane ed europee, e lascio la parola a Marta. Grazie. Grazie, grazie per questo. Grazie per questo invito e soprattutto congratulazioni per questa bellissima serie di conferenze che celebrano il decennale della rivista Federalismi e ci danno una grande opportunità di riflettere sullo stato attuale delle istituzioni europee in generale, del processo di integrazione europea che in senso ampio possiamo collocare nell'ambito di un processo di federalizzazione inteso come Friedrich lo prende, cioè come una delle tante forme che può vedere l'aggregazione di vari stati nazionali. Quello delle garanzie costituzionali e della tutela dei diritti è sicuramente uno degli snodi più problematici attraverso i quali sempre si rivela la tensione della integrazione comunitaria e della sua specificità, mai definitivamente risolta in una nuova unione politica che prenda il posto delle istituzioni nazionali, mai definibili in termini di gerarchie o di rapporti verticali nel rispetto delle varie, nei rapporti tra le varie corti. Questo tema dei rapporti tra le varie garanzie costituzionali è un tema che da decenni sta attraversando, interroga e pone interrogativi significativi agli studiosi. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nuove problematiche, nuove sfide, nuove possibilità si stanno delineando all'orizzonte. Non è mio compito introdurre con una relazione, ma richiamo soltanto i punti che mi pare siano sicuramente nella nostra attualità quelli che più richiedono riflessione e attenzione, che vedono già alcune pronunce anche giurisdizionali prendere posizione in termini molto significativi. Innanzitutto con il Trattato di Lisbona il nuovo articolo 6 riconosce gli effetti giuridici alla Carta dei diritti dell'Unione Europea, ponendo nuove problematiche per certi versi in modo un po' paradossale, perché questa Carta dei diritti ha avuto una sorte, ha subito un percorso assai singolare, avendo ottenuto un riconoscimento sul piano dell'effettività che ha superato e anticipato di gran lunga i suoi effetti giuridici.
la carta d'inizio è stata applicata sin da subito, nonostante fosse un documento di valore politico, anche nelle aule giurisdizionali di corti nazionali e della Corte di Giustizia, con maggior ritrosia ma con crescente coraggio, che ne ha fatto un uso come se fosse uno strumento giuridicamente vincolante prima anche dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Cosa cambia dunque questo riconoscimento del valore giuridico alla Carta di Nizza, che la equipara, benché non la incorpori, nei trattati istitutivi? Problemi se ne porranno, discuteremo con il professor Schwarz, ma immagino anche col professor Ridola, anche di questo tema, perché, tanto per menzionare un aspetto sicuramente assai difficoltoso, la Corte di Giustizia ha incominciato a prendere alcune posizioni che fanno riflettere quanto alla possibilità di riconoscere effetto diretto a tutte le disposizioni della Carta. Questa tematica delle condizioni alle quali la Carta dei diritti possa ottenere effetto diretto è una tematica che pone grandi interrogativi, perché si ripercuote sul rapporto non solo tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali, ma interroga anche il ruolo delle corti costituzionali, che sin dalla sentenza Simmental vedono ridursi il loro margine di intervento mano a mano che si espande l'ambito di applicazione di questa regola dell'effetto diretto. Ma la seconda grande novità introdotta dal Trattato di Lisbona è sicuramente quella dell'adesione, del processo di adesione che è già avviato e che si è già sviluppato fino a un punto significativo, dell'Unione come tale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo un draft agreement ormai finale che contiene aspetti significativi e momenti di raccordo tra la Corte di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo che possono introdurre delle grandi novità sicuramente nel rapporto fra queste due corti, ma anche possono aprire la strada per dei nuovi modelli di dialogo finora non sperimentati anche nel riguardo delle corti nazionali. Questo solo per dare un'idea di quante cose su questo terreno dei rapporti tra garanzie europee, comunitarie e garanzie costituzionali stanno verificandosi proprio nel breve volgere di questi ultimi anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in poi. Ma io non voglio togliere il compito e il ruolo ai nostri relatori, che sicuramente ci intratterranno con, come da par loro, con relazioni ampie, esaustive, con riflessioni profonde che queste anche novità pongono sul terreno delle garanzie giurisdizionali, e quindi reputo che il mio compito sia semplicemente quello di fermarmi qui, ma aspettiamo ancora un istante prima di avviare i nostri lavori, perché giungono notizie dalla regia che il Presidente Amato ci sta raggiungendo, e quindi possiamo attendere un istante. No, lo attendiamo semplicemente in modo tale da potergli dare subito la parola. Ne approfitto allora per dire qualcosa che avrei lasciato così dietro le quinte, e che tra queste, diciamo così, novità che si sono verificate intorno all'approvazione del Trattato di Lisbona, ancora dobbiamo menzionare qualcosa che non attiene tanto ai rapporti giurisdizionali, ma che si è verificato nel corso delle trattative e dell'approvazione del Trattato di Lisbona, che a mio parere è degno di nota. Perché in occasione dell'approvazione di quel trattato, il terreno, diciamo così, la tematica dei diritti fondamentali, a differenza di altre problematiche, è stata oggetto di una certa tensione tra alcuni Stati membri, e per la prima volta è emerso che questo ambito della tutela dei diritti fondamentali è frutto sì di una convergenza, di una sorta di ius commune che si sta
sviluppando in Europa e che si è sviluppato grazie all'opera delle corti, soprattutto della Corte di Giustizia, che ha interpretato ampiamente le tradizioni costituzionali comuni, ma è davvero al crocevia tra unità e diversità, tanto che alcuni di questi stati membri, in particolare il Regno Unito, l'Irlanda, ma anche la Polonia e la Repubblica Ceca, hanno espresso alcune riserve in merito alla Carta dei diritti, e questo fattore è un fattore che deve far riflettere. Non si può, riserve che si sono poi anche formalizzate in alcune dichiarazioni che sono state sottoscritte da questi paesi in merito a tematiche diverse. Ci sono per alcuni di questi paesi il tema sensibile che li vede dissentire si concentra prevalentemente su quello che possiamo definire la tutela dei diritti sociali, che vede una grande diversificazione in Europa nella concezione dello sviluppo dello Stato sociale. Per altri stati sono invece, diciamo così, le tematiche che hanno delle implicazioni etiche che hanno registrato una certa cautela, una certa preoccupazione da parte di alcuni stati membri. Ora, questo dissenso evidentemente è un dissenso da prendere estremamente sul serio, perché l'Europa non può nascere attraverso uno standard uniforme di tutela dei diritti, perché proprio sulla tutela dei diritti si riflette invece anche la pluralità delle culture, pluralità che il Trattato di Lisbona peraltro ha inteso mantenere e anche salvaguardare attraverso quella clausola contenuta nell'articolo 4,2 che preserva le identità nazionali intese anche come specifiche identità costituzionali. Questa tensione che si è dunque sviluppata e manifestata a livello essenzialmente politico evidentemente è un elemento che anche nel momento delle garanzie costituzionali dello sviluppo dell'attività giurisdizionale non può che ripercuotersi. A questo punto chiederei però al professor Caravita se possiamo magari iniziare, no? Come, e quando arriva il presidente Amato gli cederemo la parola senza ulteriore esitazione. Io a questo punto davvero ho parlato anche troppo e mi resta soltanto da introdurre il professor Ridola, che non ha bisogno di presentazioni, ma lo ricordo a me stesso, è un grande esperto di tematiche europee, oltre che professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, e a lui cedo volentieri la parola per ascoltare la prima relazione di questa nostra sessione. Grazie. Grazie Presidente, mi unisco anch'io al ringraziamento a Beniamino Caravita per avermi invitato anzitutto a partecipare a questo incontro e a partecipare a queste iniziative per festeggiare il decennale di federalismi.it. Dico soltanto che federalismi.it nell'arco di 10 anni è divenuto uno dei fori più vivaci della comunità scientifica, dei costituzionalisti e dei giuspubblicisti, non soltanto italiani, e quindi non posso che augurare ancora lunga vita a federalismi.it e ringraziare ancora Beniamino. Declinerò il tema della mia relazione su due piani: le garanzie costituzionali con riferimento al rapporto, un piano più generale con riferimento al rapporto fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione Europea, e con riferimento al tema che ricordava poc'anzi Marta Cartabia, e cioè il tema centrale delle garanzie dei diritti fondamentali nel sistema europeo multilivello. Con una premessa
che io darò al mio tema un approccio non formalistico né normativista. Io credo che questo approccio non si addica oggi allo studio del diritto costituzionale europeo, perché la forza normativa della Costituzione non può essere isolata dalla considerazione dei contesti di interdipendenze multilivello che ne condizionano l'effettività. Io credo che qui sia davvero il cuore che si racchiude nella formula multilevel constitutionalism, che sebbene sia stata molto costruita, almeno all'inizio, sulla elaborazione dogmatica del Bundestag tedesco, ha avuto peraltro molta fortuna nel dibattito sul processo di costituzionalizzazione del processo di integrazione europea. L'idea che l'ordinamento europeo sia un assetto costituzionale articolato su più livelli. Qui su questa lettura del costituzionalismo multilivello vi sono posizioni diverse, in particolare due, quelle più tradizionali che erano in qualche modo state fatte proprio originariamente proprio dall'approccio monista della Corte di Giustizia delle comunità europee, l'idea che la formula evochi uno Stufenbau di tipo kelseniano, e la critica che è stata poi mossa più recentemente da altri autori, la formula del costituzionalismo multilivello è una formula appropriata a condizione che non induca a pensare per gerarchie, giacché nel rapporto complesso tra assetti istituzionali dell'Unione e Costituzione degli Stati membri non vi sono gerarchie, nel senso che sia possibile individuare un ordinamento che sta sotto e uno che sta sopra. Costituzionalismo multilivello significa piuttosto complementarità di ordinamenti parziali, gioco sottile, come ha scritto Peter Eberle, di convergenze e di ingranaggi, intrecci di rapporti nel quadro di un assetto complessivo che è unitario e paritario al tempo stesso. Mi sembra corretto parlare di articolazione tra livelli diversi a condizione di non evocare o riprodurre sistematicamente un paradigma di Stufenbau e di avere presente che ci muoviamo su un terreno sul quale relazioni di tipo procedimentale si intrecciano con processi di integrazione materiale e di armonizzazione tra contenuti costituzionali. Io credo che vada fatto un richiamo, lo faceva in apertura Marta Cartabia, al quadro all'interno del quale si inserisce il tema. Anzitutto questo articolo 4 del Trattato sull'Unione, il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale politica e costituzionale. Per un verso, una clausola dunque di rispetto della identità costituzionale degli Stati membri, per altro verso gli sviluppi di un processo di integrazione che si sono mossi a partire dal 1957 in modo graduale verso degli assetti, se non federali, certamente prefederali, l'Alsob del federalismo, un paradigma federalista che non è evidentemente quello molto strutturato degli stati federali, ma piuttosto un paradigma dinamico, evolutivo, richiama piuttosto certe posizioni teoriche sostenute fra gli anni 50 e gli anni 60 da Carl Friedrich. Quali sono i tratti fondamentali di questa evoluzione federale? Io li ho sviluppati di più nel testo scritto, mi limito a richiamarli: l'affermazione del primato del diritto comunitario, la formazione di un catalogo federale dei diritti aperto attraverso il filtro selettivo dell'articolo 6 del trattato agli apporti e alle tradizioni costituzionali comuni, e su questo tornerò. Un potere giudiziario federale raccordato con le giurisdizioni nazionali che si è allargato coprendo, direi, i due ambiti tradizionali della giustizia costituzionale, la Verfassungsgerichtsbarkeit e la Staatsgerichtsbarkeit.
lo spazio riconosciuto alle competenze concorrenti e al principio di sussidiarietà, cioè ad elementi molto strutturati degli ordinamenti federali, la tendenza cauta ma molto significativa a configurare il procedimento di revisione dei trattati nel nuovo articolo 48 come un procedimento in cui convivono elementi propri del diritto dei trattati internazionalistici ed elementi federali. E infine penso alla procedura di infrazione dei valori fondamentali dell'Unione prevista dall'articolo 7 del trattato, che delinea un primo nucleo di clausole di omogeneità federale. Dunque, un assetto per quanto riguarda il contorno europeo che è presidiato da una parte da clausole di rispetto della identità costituzionale degli Stati, dall'altro dal rinvio alle tradizioni costituzionali comuni. Un assetto dunque molto flessibile, tant'è vero che nonostante che la Carta di Nizza sia stata inglobata nel diritto primario dei trattati, questo riferimento alle tradizioni costituzionali comuni rimane nel Trattato di Lisbona. Questo assetto flessibile a quali conseguenze può portare o quali problemi pone? Perché pone anche dei problemi. Anzitutto questo riferimento dell'articolo 4.2 del trattato, che in un quadro di interrelazioni tra i due livelli sembra operare piuttosto che come una barriera esterna degli assetti istituzionali dell'Unione, come un principio destinato ad operare in un gioco dialettico fra due livelli. Io sono convinto che il diritto costituzionale europeo sia un diritto comune, che opera sul piano dei principi e in modo sussidiario. La categoria del diritto comune è il filo conduttore, la storia e la tradizione giuridica occidentale ed europea, ben al di là dell'esperienza del common law inglese e della sua migrazione. Non a caso un grande comparatista contemporaneo canadese, Peter Glenn, ha intitolato una delle sue opere più importanti On Common Laws, al plurale, non al singolare. In questo quadro vanno inseriti gli articoli europei delle Costituzioni degli Stati membri, che sembrano seguire due vie differenti: clausole di salvaguardia di un nucleo indefettibile della statualità e della sovranità degli Stati, e la soluzione che mi pare sia rinvenibile nel titolo quindicesimo della Costituzione francese dopo la revisione di Maastricht, in particolare così come negli ultimi anni sono state interpretate queste modifiche della Costituzione francese dal Conseil Constitutionnel e dalla giurisprudenza del Conseil d'État. Dall'altro lato, complesso di norme dirette a coordinare i due livelli. Qui io collocherei, ma c'è il professor Schwarz e quindi non dico altro su questo, qui collocherei l'articolo 23 Neue Fassung della legge fondamentale, dove non troviamo solo raccordi di tipo organizzativo, ma una riformulazione degli Strukturprinzipien dell'articolo 20 del Grundgesetz nella cornice dei principi del diritto costituzionale europeo, e quindi nel quadro di quella che poi la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht ha definito la Europarechtsfreundlichkeit. Io non sono, come sanno alcuni colleghi italiani, non condivido le critiche che sono state mosse alla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht da Maastricht a Lissabon, perché ritengo che con la salvaguardia di alcuni principi di struttura e l'ordinamento costituzionale conviva questo elemento flessibile di apertura alla Integrationsverantwortung, e quindi per questo collocherei questo articolo 23 in una cornice diversa. Il nostro articolo 11, come è noto, direi ha una formulazione molto generica, e quindi che peraltro la Corte Costituzionale italiana,
di cui la Corte Costituzionale italiana ha cercato di cogliere tutte le potenzialità nella costruzione di quello che Paolo Barile chiamò anni fa il cammino comunitario della Corte. E questo cammino comunitario sfocia poi nel primo comma dell'articolo 117. In questo quadro si colloca la vicenda appunto della giurisprudenza costituzionale, la soluzione con la sentenza dell'84 e l'annoso conflitto con la Corte di Giustizia delle comunità europee, questo raccordo fra giudice comunitario e giudice nazionale che lascia in definitiva un po' ai margini la Corte Costituzionale. La Corte si chiama fuori dalla risoluzione dei conflitti fra diritto interno e diritto comunitario, salvo la riserva a far valere i controlimiti dei principi supremi. Io ritengo che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana convivano in definitiva due aspetti. Conviva questa insistenza sui controlimiti dei principi supremi, ma anche una linea di armonizzazione in via interpretativa della integrazione materiale, cioè la interpretazione del parametro costituzionale interno alla luce dei principi costituzionali. Poiché però io ho interrotto la prima parte, sono arrivato alla fine della prima parte della mia relazione e dovrei cominciare la seconda parte, chiedo a Giuliano Amato se vuole, posso benissimo fermarmi qui e poi riprendere dopo. Davvero se... E allora passo al tema, alla seconda parte della mia relazione, le garanzie costituzionali con riferimento ai diritti fondamentali in un sistema multilivello. Un sistema che sempre più, come ricordava Marta Cartabia nella sua introduzione, è caratterizzato da interdipendenze fra i diversi livelli. Oggi direi, forse in prospettiva, la questione che si profila, a mio avviso, come più delicata è proprio quella del rapporto fra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'uomo. È quello il tema centrale sul quale credo che saremo chiamati a occuparci nei prossimi. È una vicenda giurisprudenziale, certo, ma alla quale ha preso parte una pluralità di attori. Io non sono, evidentemente non nego che la giurisprudenza creatrice della Corte di Giustizia abbia avuto un ruolo fondamentale nell'ampliamento e nella costruzione di un vero e proprio catalogo dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo, ma credo che ci sia uno sfondo. E lo sfondo è sicuramente quello che corrisponde a una certa fase politica della storia del processo di integrazione. Voglio dire che senza il piano Delors io credo che anche certe aperture della giurisprudenza della Corte di Giustizia dopo l'atto unico europeo del 1985 non si sarebbero profilate. Ecco, ci troviamo di fronte ad un sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, con un'avvertenza che se in questa materia può parlarsi di sistema, si tratta di un sistema sviluppatosi attraverso un complesso gioco di interferenze, di interdipendenze, processi di scambio, recezioni incrociate, le quali hanno assicurato in modo dinamico l'equilibrio tra formazione di un patrimonio costituzionale comune e preservazione di un patrimonio identitario plurale. Io credo che questa sia la chiave di lettura della vicenda della formazione del catalogo dei diritti nell'ordinamento comunitario, a partire dallo schema originario delle libertà economiche dei trattati istitutivi del 57, attraverso le riforme dei trattati dopo l'atto unico e l'ampliamento dei compiti comunitari a settori sensibili anche alla tutela dei diritti in campo ambientale o culturale,
attraverso quella giurisprudenza creatrice della Corte di Giustizia che ha contribuito a un allargamento sviluppatosi lungo due direttrici di fondo. Quello di una comparazione selettiva, Wertender Rechtsvergleichung, secondo la formula in uso nella letteratura tedesca della Convenzione europea e delle tradizioni costituzionali comuni alla luce delle finalità istituzionali dei trattati codificata dall'articolo 6 del trattato, e quella del crescente significato valoriale dei diritti europei testimoniata dalla struttura e la Carta di Nizza e che poi ha avuto un'eco significativa anche nella giurisprudenza comunitaria. Beh, io credo che siamo di fronte a una vicenda, allo sviluppo nel testo scritto, e non mi soffermo su questo che per indicare alcuni tratti, passaggi centrali del discorso che avrei necessità di fare più tempo, siamo di fronte a una vicenda che richiama grandi nodi della storia della tradizione giuridica europea, nella quale sono in qualche modo convissute due linee, quella della universalità dei diritti, di un patrimonio di diritti indissolubilmente legato ad una immagine dell'uomo per sua natura destinata a proiettarsi nel tempo e nello spazio, oltre i confini della politica e degli stati nazionali, e la vicenda che poi ha collocato la protezione dei diritti all'interno della vicenda storica del consolidamento degli stati nazionali e che nella struttura degli stati nazionali embrica i diritti. Dal legame con l'esperienza dello Stato nazionale sono derivati due ordini di conseguenze: la formazione di una dogmatica giuridica dei diritti fondamentali, di dogmatiche anzi direi dei diritti, le quali non hanno potuto non risentire delle particolarità e dei contesti storico-costituzionali che hanno fatto da sfondo alla sua formazione, e la progressiva torsione statualistica dei diritti, o forse meglio una prospettiva, come dire, introversa della garanzia dei diritti. Nella storia del costituzionalismo europeo queste due linee si sono sovrapposte, scontrate. Ricordo il grande contributo della storiografia anche italiana, Chabot, Saitta, Maineke naturalmente sullo sfondo, sulla storia dell'idea d'Europa. Nella storia dell'idea d'Europa questi due filoni, cosmopolitico e quello romantico dello Stato nazionale, si sono costantemente intrecciati. Avviandomi verso la conclusione, ricordo un po' le questioni aperte nel catalogo dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in rapporto agli ordinamenti nazionali. Primo problema, l'uso giurisprudenziale dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea e i riflessi che potrà avere il delinearsi dopo la prima sentenza CADI della Corte di Giustizia di una dottrina di controlimiti comunitari. Ho sempre sostenuto che i controlimiti introducano in un sistema multilivello dei forti elementi di rigidità. I controlimiti sono stati elaborati in difesa dalla giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, in particolare quella italiana, più ancora che quella tedesca. Ecco, il delinearsi di una dottrina di controlimiti comunitari, quali conseguenze può portare sul terreno di quella comparazione selettiva che è il cuore dell'articolo 6 del trattato? Ancora, secondo problema, i diritti fondamentali europei fra neutralizzazione e tavole di valori. E non c'è dubbio che nella prima fase dell'evoluzione
del catalogo dei diritti nell'ordinamento europeo, l'avere costruito i diritti sul paradigma della libertà del mercato e la libertà di concorrenza ha consentito anche delle aperture su versanti e su temi sui quali le tradizioni nazionali erano molto più restie, avevano delle resistenze culturali, storiche, molto più forti. Oggi ci troviamo sempre di più dinanzi a un catalogo di diritti fondamentali che ha invece, come dicevo, una forte impronta valoriale. Penso al filone inaugurato dalla sentenza Omega della Corte di Giustizia, che riconosce la dignità dell'uomo fra le tradizioni costituzionali comuni. Io credo che questo sia un problema aperto. È necessario costruire, come dire, una sorta di principio di neutralità rispetto ai diritti fondamentali europei in un contesto che è quello di diritti che sono inquadrati all'interno di tavole di valori. E l'ultimo problema, i diritti sociali europei. E qui è chiaro che mi occorrerebbe molto tempo per sviluppare questo tema: che cosa sono questi diritti sociali europei, che cosa sono questi diritti sociali europei, soprattutto dopo le modifiche costituzionali delle costituzioni nazionali sul patto di stabilità. Che cosa sono i diritti sociali europei? Sono misure di salvaguardia dei livelli di protezione raggiunti negli Stati membri o clausole di promozione di politiche sociali dell'Unione Europea? Io credo che questo sia uno dei più grossi problemi aperti. Nei primi anni dopo la svolta delle prime sentenze della Corte di Giustizia sulle tradizioni costituzionali comuni, Weiler poneva l'interrogativo: è possibile prendere sul serio i diritti nell'ordinamento europeo? Io credo che complessivamente sia una vicenda che consente di cogliere le potenzialità di un sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali. Restano incertezze e zone d'ombra e l'andamento evolutivo graduale del processo di costituzionalizzazione degli Stati integrati d'Europa non autorizza lo studioso ad anticipare conclusioni enfatiche. Scriveva Isaiah Berlin: poche azioni sono così pericolose per la causa della verità storica più del tentativo di trovare nella ghianda una quercia completamente sviluppata. E tuttavia io credo che resti in questa vicenda, in questo itinerario, una lezione importante. L'integrazione europea come laboratorio del ripensamento delle categorie del diritto pubblico dello Stato-Nazione. Una vicenda che impone il superamento di una comprensione del legame tra diritti ed integrazione tutta interna alla storia e ai destini dello Stato nazionale. L'Europa ha posto e pone in misura crescente, in quanto scenario di migrazioni e di scambi, sfide inedite che investono ad un tempo le basi dei diritti fondamentali ed i meccanismi dell'integrazione sociale. Quali sfide si pongono in questa cornice alle costituzioni nazionali? Io credo che si delinei per il futuro della Costituzione anche qui una vera e propria sfida, non soltanto perché alle Costituzioni si chiede di inquadrare dismissioni di sovranità per poter riuscire a preservare spazi indefettibili di statualità, ma anche perché esse possono conservare
la funzione di strumenti essenziali di limitazione del potere che percorre come un filo rosso la storia del costituzionalismo, solo a condizione che i processi di costituzionalizzazione trascendano oramai i confini degli Stati. Io credo che sia questa la scommessa per poter sostenere il confronto con gli imponenti blocchi transnazionali dinanzi alle quali le costituzioni nazionali sono sempre più indifese. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Ridola che, come potevamo aspettarci, ha fatto una magnifica relazione che ci ha dato il respiro culturale di tutte le tensioni che nell'ambito del diritto positivo emergono, ma che hanno alle spalle concezioni, portati, sviluppi storici, filosofici che sono emersi sia pure con rapide pennellate in questa introduzione al tema di che cos'è l'Europa e cos'è la peculiarità di questo rapporto tra garanzie costituzionali nazionali e garanzie europee, che sempre ci trovano in difficoltà, forse perché come europei siamo sempre un po' tentati dalla prospettiva di dover scegliere come tra un out-out, o Europa o tutela nazionale. Facciamo fatica invece di fronte a un fenomeno che si basa forse su un paradigma che è sempre completamente diverso in tutte le sue espressioni giuridiche, che è piuttosto quello di un et-et, dove convivono universalità e peculiarità nazionali, dove convivono esigenze di neutralità ed esigenze invece di valori che emergono nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, dove insomma questa anomalia europea nasce forse proprio dal voler tenere insieme componenti diverse che invece a nostro parere dovrebbero vivere isolatamente. Ma abbiamo la fortuna di avere fra di noi il presidente Amato, al quale do immediatamente la parola per il suo intervento. Ce la considerate una fortuna, mi considero fortunato io, ma insomma avrei dei dubbi. No, mi spiace di essere arrivato in ritardo. D'altra parte vi confesso che in un incontro su questo tema fare la parte del padrone di casa che porta i saluti mi provoca una tristezza infinita, insomma, no? L'idea di essere qua per portare i saluti, ma come sarebbe a dire. Però non sono in grado di portare molto di più, anche perché ho una mattinata molto stretta, e tuttavia una cosa da padrone di casa la dico, ed è così la gioia di poter fare qua i rallegramenti a Beniavino che festeggia i suoi 10 anni, i suoi 10 anni di rivista, insomma, c'ha ben più da festeggiare o da ricordare. Questo è un fatto importante, perché una rivista che arriva a 10 anni è comunque il segnale di una vitalità di studio e di lavoro che qualcuno ha saputo mantenere, e di questo dobbiamo essere grati a lui. Ed è un bellissimo tema quello che avete scelto per oggi, che si inquadra secondo me proprio nella difficoltà che ricordava ora Marta, in cui ci troviamo a tenere insieme le esigenze di uniformità e quelle di diversità in un sistema nel quale ciò detto in termini generali appare assolutamente naturale, e pluribus unum, uniti nelle nostre diversità, ne abbiamo inventate di tutti i colori per dimostrare a noi stessi che così è, così deve essere, ed è vero, fra l'altro, non sfotto. Così deve essere, insomma, guai a pensare che un continente come quello europeo possa essere normalizzato entro regole tutte comuni, tutte uguali per tutte. Insomma, io ho raccontato più volte che il massimo segno di uniformità che potei
trovare tra diversi quando lavoravamo nella convenzione fu quello dalla presidenza di raccontare una storiella italiana e vedere i danesi che ridevano, e allora commentai e feci mettere a verbale che qualcuno aveva escluso che riuscissimo mai a unificare l'Europa perché i danesi non ridono agli scherzi degli italiani, invece un danese aveva riso a uno scherzo di un italiano. Quindi le premesse dell'unificazione europea c'erano tutte, ma ecco, non basta, appunto, e queste diversità rimangono. In realtà poi, al di là dell'affermazione che è allo stesso tempo, come dire, la rilevazione di un dato è anche normativa, è anche prescrittiva, non può che essere così. Ci troviamo sempre più a fronteggiare delle disfunzionalità che derivano dal modo in cui unità e diversità riescono ad essere messe insieme. Io mi sto occupando soprattutto in questa fase della mia vita della allocazione delle competenze tra i livelli di governo in materia economica e fiscale, ed è evidente che è disfunzionale. È proprio disfunzionale, e chiunque lavori sui federalismi non può non porsi la domanda: visto che abbiamo più livelli di governo, qual è il miglior uso che possiamo farne per ottenere dei risultati efficienti, per esempio nel gestire una moneta unica, per esempio nel trovare un giusto equilibrio tra ragioni dell'austerità e ragioni dello sviluppo. Così come siamo messi, non siamo in grado di farlo in realtà, perché l'assetto è disfunzionale, e la decisione che fu presa a Maastricht di allocare la politica monetaria a livello sovranazionale e di mantenere le politiche economiche e fiscali a livello nazionale è disfunzionale. A questa disfunzionalità si applica meravigliosamente il principio delle nostre diversità. Abbiamo inventato il metodo di coordinamento aperto fingendo che esso serva a realizzare quei risultati di convergenza di cui c'è assoluto bisogno perché la moneta unica funzioni, ma quel metodo è del tutto insufficiente, e siamo alle prese in realtà con questo tema, e il rischio è che la nostra unione vada a carte 48 perché non è riuscita a trovare un'allocazione efficiente delle competenze in materia economica e fiscale. E oggi uno dei temi che abbiamo davanti è proprio questo. Con l'allocazione che ci siamo dati, i pluribus, i plures, sono sempre più riottosi davanti alle ragioni dell'unum, e lo sono tutti, ecco, lo sono gli italiani come i greci, lo sono i tedeschi come i finlandesi, e non a caso in tutti questi paesi vi sono risentimenti sempre più vistosi nei confronti dell'ulteriore integrazione europea. In materia di diritti abbiamo fenomeni simili, ahimè, ed è lo scontro, perché un po' è scontro, tra, tu dicevi giustamente che avremo davanti il tema del rapporto tra le due corti, non c'è il minimo dubbio che è così, e d'altra parte lo si sapeva, nessuno ha osato metterci le mani, e si disse a suo tempo se la vedranno loro, perché abbiamo creato un congegno all'interno del quale la stessa questione può essere portata davanti a entrambe le corti in sequenza, e magari prima A e poi B, eppure anche prima B e poi A. E questo pone alle due corti un problema che esse dovranno dipanare, ma c'è anche quello
che conosciamo benissimo, dei rapporti tra le corti nazionali e le corti europee, dove da un lato la corte le corti europee tendono l'una con la sua carta, l'altra con i suoi principi e tradizioni comuni, più o meno infilati a loro volta in una carta, di trovare un denominatore comune chiamato diritto europeo. E lo sciagurato articolo 6 consente alle corti nazionali addirittura di dire, come è successo nel caso Mangold, no, questo non è un diritto europeo, ve lo siete inventato voi e in realtà prevale il mio diritto nazionale. Questo non è soltanto un banale conflitto tecnico, in realtà c'è al fondo quel processo che ricordavi tu. I diritti sono nati nel contesto statuale. Con l'allargarsi delle nostre comunità, col movimento degli esseri umani, i diritti hanno cominciato a fuoriuscire dalla cittadinanza nazionale. Insomma, no, sappiamo che un paio di secoli fa fu un'operazione molto progressiva quella di annodare i diritti attorno alla cittadinanza nazionale, il che eliminava molte disparità preesistenti e quindi la cittadinanza era, come diciamo, inclusiva. Poi col passare del tempo ci si è resi conto che tornava ad essere esclusiva, perché i barbari non erano cittadini e quindi in quanto barbari i diritti non li potevano avere. Uno dei grandi cose che sono state fatte in questi 50 anni d'Europa è di ancorare diritti alla persona in primo luogo e in secondo luogo anche alla cittadinanza europea, comunque un ancoraggio che va oltre la dimensione statuale dei diritti. E questo crea tensioni. Tensioni analoghe a quelle che abbiamo nel campo delle competenze economiche e fiscali. Ogni volta che si riconosce che un detenuto in Italia ha dei diritti in base ai principi europei che l'Italia sta disconoscendo, l'Italia si sente in qualche modo costretta rispetto a questa tematica. Ogni volta che viene fatto notare che un immigrato, ancorché clandestino, è una persona e non è res nullius e come tale ha dei diritti, ordinamenti nazionali e comunità nazionali si risentono. Ogni volta, torno al caso Mangold, che la Corte, questa del Lussemburgo, continua ad usare la tecnica che ha usato in ogni ambito, in realtà, che è quella di allargare come si chiama in italiano, il reach, la portata delle norme europee al di là di quella inizialmente pensata, per dire si copre anche questo, crea un conflitto con l'ordinamento nazionale che l'articolo 6 purtroppo rafforza. Quell'articolo 6, una nostra giovane studiosa pisana, sono orgoglioso perché la selezionammo per il Global Law Program alcuni anni fa all'NYU e lì ha fatto un lavoro nel quale dimostra per tabulas molto bene che l'articolo 6 è in realtà un surrogato della impossibile e in fondo per i difensori degli stati nazionali inopportuna elencazione delle competenze statuali. Perché alcuni erano arrivati lì dicendo fissiamo le competenze sovranazionali e fissiamo anche in modo netto e non discutibile le competenze degli stati. Venne fatto notare che questo trasformava quella nella Costituzione europea in senso vero, non
così in francese come l'aveva detta Giscard, che altro è pronunciare una parola in francese, altro è che essa abbia anche un significato tecnico, insomma sono due cose diverse. Diverse, no? La Costituzione è bella, non è detto, ma se si elencano le competenze degli stati, quello diventa il testo costitutivo di quelle competenze. Rinunciarono a questo, capirono che si davano la zappa sui piedi, e a quel punto però, proprio per supplire a ciò che non avevano avuto con uno strumento che sarebbe stato per loro controproducente, fissarono i limiti invalicabili, allargandoli rispetto a quelli preesistenti, perché ci misero i tratti identitari e quant'altro. Questo può diventare la fonte naturale. Ora, finché l'abbiamo sperimentata su un caso che riguardava l'essere o non essere un diritto comune, del tratto dai principi e dalle tradizioni comuni, quello di andare in pensione non prima di una certa età, questa è una questione abbastanza minore. Però questo è un problema che si può porre anche a proposito di altro. E insomma, immaginate una comunità nazionale nella quale prevalgano orientamenti di chiusura nei confronti dell'immigrazione, nella quale piove una decisione di una Corte europea che riconosce questo o quel diritto all'immigrato. Può saltar fuori che questa contrasta con i tratti identitari della mia comunità, che è una comunità etnicamente eccetera eccetera, cioè, e allora ecco che ci ritroviamo nel pieno di tutta questa vicenda alle prese con i plures che reagiscono alle ragioni dell'unificazione. Oggi siamo molto alle prese con queste questioni, come vedete su tutti i fronti, dall'economico-fiscale al fronte dei diritti, come fare in modo che il processo che non può essere, non può non essere, tu hai concluso giustamente, di crescente integrazione, perché altrimenti si sfascia questa cosa qui, perché ora è arrivata a punti sui quali o c'è l'intesa o si sfascia, perché non è ammissibile che noi continuiamo ad avere una moneta unica mentre le nostre economie, alcune fioriscono, altre vanno a carte 48. È chiaro che in questo modo la cosa si disintegra. Non è ammissibile che ci siano diritti che vengono affermati come diritti europei che alcune delle nostre comunità nazionali ritengono contrastanti con i loro tratti identitari, perché allora vorrebbe dire che ci sono tratti identitari che stanno al di fuori del confine della identità comune, e quindi com'è possibile che questi stati appartengano tutti alla medesima identità. È il segno di qualcosa che deve accadere per ricostituire proprio il sentimento comune, e che, avendolo ricostituito, permette che i conflitti che sorgono su questi temi siano conflitti effettivamente tecnici e non vadano a toccare le basi comuni della convivenza. Oggi, per non so se per nostra fortuna o per nostra sfortuna, forse anche per nostra fortuna, siamo arrivati a un punto che quasi per inerzia ci ha portato a constatare che stiamo lavorando sulle parti vitali del nostro sistema. Questo dovrebbe indurci, ecco, a comportarci in modo da non usare il bisturi per infilarlo dritto nella valvola cardiaca e impedire che il cuore continui a battere, e magari a usarla per rimuovere gli ostacoli. È quello che probabilmente molti desiderano che accada nei prossimi anni.
Filippo poi vi dirà se il governo italiano può dare un contributo in questa direzione o meno, ma insomma c'è molto da fare, ecco, quello che io penso è che c'è molto da fare e che va preso molto sul serio il lavoro che ora abbiamo davanti, anche chi fa il mestiere del giurista, che non sbaglia se segnala aporie e disfunzioni, fa bene a farlo, mettendo davanti chi deve decidere a responsabilità, se volete, nuove e più impegnative, ma non ce la possiamo cavare dicendo che bello essere uniti nelle nostre diversità, perché mentre lo diciamo l'unità potrebbe sparire. Questo breve e densissimo saluto del presidente Amato mi ha fatto molto riflettere su questa esigenza che ha attraversato tutto il suo intervento, che la pluralità si trasformi in un ordine, che non diventi, come invece stiamo rischiando di vedere su vari fronti, anche su quello dei diritti fondamentali, un motivo di disgregazione. Finora l'integrazione europea in fondo su molti fronti ha confidato su una sorta di ordine spontaneo che si poteva verificare in questa situazione in cui elementi di unità, elementi di tensione, di pluralismo si mantenessero comunque entro un livello di rapporto accettabile. Forse l'esigenza che viene posta dal presidente Amato, che questo ordine spontaneo prende invece una forma diversa, è un'esigenza che si fa via più attuale, ma quale forma? Se noi pensiamo alla creazione di un ordine che non sia spontaneo, quasi sempre passiamo all'idea di una sorta di pianificazione. Qui invece, mentre lui parlava, perdonate l'incursione in una tematica per niente giuridica, mi venivano in mente alcune filmati che i miei figli adolescenti mi hanno fatto vedere recentemente, che pare che sia una pratica, riprendano una pratica molto diffusa, che viene definita flash mob. Sapete di che cosa si tratta? È una cosa interessantissima in cui in un luogo pubblico, è stato usato per delle pubblicità, soprattutto di banche, quello che ho visto io era di una banca spagnola, in un luogo pubblico, in una piazza, si viene ripreso una situazione di grande disordine, come sempre avviene in un luogo pubblico, gente che va, che viene, che pensa ai fatti suoi, che parla, che si distrae, che canta. A un certo punto una persona si mette a suonare uno strumento e il disordine permane, si ferma qualche curioso, dà qualche monetina, c'è qualche atteggiamento di curiosità, ma non cambia nulla nella situazione. Gradualmente si uniscono, perché in realtà c'è un accordo prima tra queste persone, si unisce al violoncellista un violinista e poi si aggiunge un altro strumento fino a creare il suono di una sinfonia che immediatamente determina un ordine assoluto in tutta la piazza, senza che, è bellissimo, è molto bello e mi ha fatto molto riflettere, perché è una creazione di un ordine che non è affidato totalmente alla spontaneità, ma non è neanche imposto. È come se ci fosse un esempio autorevole, perché c'è una regia che immediatamente comunica un'armonia che risulta più attraente della dispersione in cui normalmente invece ci si vive. È un'immagine, certo non è una proposta giuridica, ma è un'immagine evocativa che mi ha fatto molto pensare che forse rispetto alla situazione e ai problemi che evidenziava il presidente Amato è un'immagine su cui possiamo concentrarci anche per il futuro. Io l'ho visto quel video, è bellissimo. È bellissimo da vedere. Era in Spagna. Quella era spagnola, in un'altra situazione l'ho vista anche con un Alleluia di Handel cantato in una stazione canadese, ma insomma il fenomeno è lo stesso e si ripete in situazioni molto diverse, per cui forse possiamo tenerci questa immagine per riflettere anche sul futuro dei nostri problemi europei. Diamo la parola al professor Schwarz, che
è una... Devi lasciarci, immagino. Grazie. A presto, grazie della partecipazione e dell'importante contributo. Diamo ora la parola per la seconda relazione, forse terza a questo punto, al professor Schwarz, che è un grande cultore del diritto europeo, del diritto pubblico europeo, attualmente ordinario di diritto pubblico internazionale dell'Unione Europea presso l'Università di Friburgo, grande amico di molti colleghi italiani, persona molto conosciuta anche fra molti di noi qui presenti. Grazie professore. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich darf und ich sollte auf Deutsch sprechen. Ich kann anschließen an das, was Herr Kollege Ridola gesagt hat, auch was Frau Richterin Katabia gesagt hat, an die Idee Unita und Diversita und die Rolle des Rechtes in Luxemburg und in den Mitgliedstaaten. Vielleicht... Dunque, il professor Schwarz ringrazia naturalmente per l'invito a partecipare oggi a questo convegno e dirà nel suo intervento qualcosa con riferimento alle relazioni che lo hanno preceduto, in particolare al rapporto tra unità e diversità nell'Unione Europea e al ruolo del diritto tra la Corte di Lussemburgo e le Corti degli Stati membri. Ich teile die Ausgangsthese von Herrn Kollegen Ridola, no approach formalistico. Wir haben eine Situation, wo wir mehr einen Prozess beobachten, der Rechtsbildung in Europa. Diese Rechtsbildung ist nicht abgeschlossen und es wird, so vermute ich, noch längere Zeit dauern, über Generationen, bis man wirklich von einem europäischen öffentlichen Recht sprechen kann. Okay, il professor Schwarz condivide la tesi espressa dal professor Ridola in relazione a un approccio non formalistico da adottare con riguardo a questi temi e sottolinea anche lui che il diritto europeo si sviluppa attraverso un processo, non è qualcosa di chiuso e definitivo e appunto questo processo di continua formazione richiederà ancora tempo per perfezionarsi, forse generazioni, prima che si possa parlare di un diritto pubblico europeo. Was das Recht anlangt, sind neben den Regierungen, neben den Parlamenten vor allen Dingen die Verfassungsgerichte in den Mitgliedstaaten, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, den Frau Katabia ebenfalls zu Recht erwähnt hat, Hauptakteure. Und von der Beziehung dieser Hauptakteure der obersten Gerichte will ich etwas näher ausführen aus aktuellem Anlass. Daran kann man das allgemeine Problem, glaube ich, ganz gut exemplifizieren. E per quanto riguarda gli attori di questo processo, accanto ai governi e ai parlamenti sono soprattutto i giudici i protagonisti e qui si parla dei giudici dei costituzionali degli Stati membri, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di cui ha parlato la professoressa Cartabia. Il professor Schwarz si occuperà più nel dettaglio delle relazioni tra queste corti e, alla luce di alcuni problemi recenti, perché crede che da questi problemi recenti sia possibile trarre anche un quadro più generale. Unità e diversità. Unter diesem Stichwort kann man ein jüngstes Urteil des Gerichtshofes in Luxemburg betrachten. Am 26.02.2013 hat der Gerichtshof in einem aus Schweden stammenden Fall Fransson, der sehr beachtet worden ist,
ein Urteil gefällt. Es ging um ein Steuerstrafverfahren. Und in diesem Steuerstrafverfahren, was sich auf die Mehrwertsteuer VIT bezog, hat der Gerichtshof Artikel 50 der Grundrechtecharta, der die Aussage enthält, ne bis in idem, die auch allen nationalen Rechtsordnungen ja bekannt ist, angewandt und bewusst diesen Artikel 50 zitiert in diesem Zusammenhang und gesagt, zur Mehrwertsteuer gibt es, was richtig ist, eine europäische Richtlinie und dies reicht aus, um die Anwendbarkeit der Charta zu begründen. A proposito del rapporto tra unità e diversità, il professor Schwarz richiama una decisione molto recente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emessa il 26 febbraio del 2013. Si tratta di un caso proveniente dalla Svezia, il caso Franson, relativo al diritto tributario. Si trattava di un procedimento fiscale di natura penale e in questa decisione la Corte di Giustizia richiama l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea relativo al ne bis in idem, un principio conosciuto in tutti gli Stati membri, e sostiene la Corte di Giustizia che l'esistenza di una direttiva europea su questa materia sia sufficiente per fondare l'applicabilità dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. Nota bene, in diesem Fall haben alle beteiligten Regierungen, der Generalanwalt und die Kommission der Europäischen Union, ein gegenteiliges Ergebnis vor dem Gerichtshof vertreten. Der Fall erinnert etwas an die Anfänge der Entstehung des Europarechtes. Im Fall van Gent und Loos aus dem Jahre 1963 war die Situation vergleichbar. Alle damals sehr viel geringeren, zahlenmäßig geringeren europäischen Regierungen und der Generalanwalt haben vertreten, der Fall ist nach internationalem Recht, nicht nach Europarecht zu lösen mit dem Effekt der unmittelbaren Wirkung. Die unmittelbare Wirkung ist heute anerkannt. Aber ich finde die Situation bemerkenswert, dass ein Gericht in Luxemburg entscheidet, auch gegen das Plädoyer der Kommission und auf dieser Basis den Artikel 51 herangezogen hat. Interessante notare come in questo caso tutti i governi degli Stati membri che sono intervenuti, l'Avvocato Generale e la Commissione Europea, abbiano espresso un'opinione opposta rispetto a quella poi adottata dalla Corte di Giustizia. E questo caso ricorda al professor Schwarz quello famosissimo Van Gent en Loos del 1964. Anche in quel caso la Corte di Giustizia decise in difformità rispetto alle opinioni dei governi meno numerosi allora e della Commissione. Il caso notoriamente riguardava l'applicabilità diretta del diritto comunitario e allora gli altri, diciamo i governi e la Commissione, sostenevano che si trattasse di un caso da decidere nell'ambito del diritto internazionale e non del diritto comunitario. Zur Begründung sagt der Gerichtshof, es genügt, wenn ein Fall in den Anwendungsbereich des Europarechtes fällt. Und für den Anwendungsbereich bezieht er sich auf die europäische Mehrwertsteuerrichtlinie. Damit setzt er eine traditionelle Rechtsprechung fort. Diese Rechtsprechung ist sogar in diesem Fall noch weitergehend. Er setzt sich nicht im Einzelnen nach meinem Dafürhalten mit dem Artikel 51 Absatz 1
der Grundrechtecharta auseinander, nicht genügend. Dort heißt es, die Charta soll anwendbar sein nur zur Durchführung des Gemeinschaftsrechts, des Unionsrechts, nur zur Durchführung. Für den Gerichtshof genügt, der Fall ist im Anwendungsbereich des Europarechts. Mir scheint bei aller Sympathie für das Europarecht und den Europäischen Gerichtshof diese Entscheidung zu weit zu gehen. Nella motivazione della sentenza Franson si trova l'affermazione che ai fini dell'applicazione del diritto europeo sia sufficiente che il caso rientri nell'ambito di applicazione del diritto europeo. In questo caso esisteva appunto questa direttiva sull'imposta sul fatturato. È una sentenza che prosegue un indirizzo giurisprudenziale già adottato dalla Corte di Giustizia. E tuttavia, sostiene il professor Schwarz, la Corte non si confronta sufficientemente con l'articolo 51 della Carta, il quale notoriamente stabilisce che la Carta è applicabile solo nell'ambito del, diciamo, dell'esecuzione del diritto europeo, cioè non nell'ambito, la Corte utilizza una categoria più generale, ma per l'esecuzione del diritto europeo, e secondo il professor Schwarz in questo caso la Corte è andata un po' troppo oltre. Wir können gegenwärtig beobachten, dass die nationalen Akteure in Gestalt der Mitgliedstaaten sich zu den Grenzen des Europarechts äußern. In jüngster Zeit neben allen anderen Gerichten der polnische Verfassungsgerichtshof, der tschechische Verfassungsgerichtshof hat sich geäußert. Und hier auf den Fall Franson bezogen hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung, die diese Woche in den Zeitungen veröffentlicht ist, eine Gelegenheit gesucht, sich zu äußern und sich gegen die Entscheidung des Gerichtshofes im Fall Franson gewendet. In einem Fall, der nichts mit der Materie zu tun hatte, der den Datenschutz betraf, Und folgende doch bemerkenswerte Konstruktion gewählt. Der Gerichtshof in Karlsruhe hat überlegt, ob er seine Frage, die da eine Antiterror-Datei betraf, vorlegte nach Luxemburg wegen Data Protection, Artikel 8 der Charta. Er hat dies nicht getan, weil das vollkommen selbstverständlich sei, dass eine Vorlage nicht angezeigt sei. Wie selbstverständlich es war, ergibt sich daraus, dass er zwei Seiten gebraucht hat, um die Selbstverständlichkeit der Nichtvorlage zu begründen. Gli stati membri si sono negli ultimi tempi espressi relativamente ai limiti che incontra la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare il Tribunale Costituzionale Polacco e il Tribunale Costituzionale della Repubblica Ceca. E il professor Schwarz richiama a questo proposito una decisione molto recente pubblicata la scorsa settimana del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco. Decisione che riguardava tutt'altra questione rispetto al caso Franson, riguardava un archivio antiterrorismo, una questione di protezione dei dati personali. Si poneva il problema se sollevare rinvio pregiudiziale, in questo caso in realtà il problema di sollevare la questione non era rilevante, tanto che la Corte se ne è, diciamo, sbarazzata in soltanto due pagine di motivazione. In questo caso l'articolo di riferimento a livello europeo sarebbe stato l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali relativo alla protezione dei dati personali. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt,
die Entscheidung des Gerichtshofes im Fall Franzson mag richtig sein im Einzelfall. Sie eignet sich nicht als eine allgemeine Linie. Wenn dies eine allgemeine Linie sei, sei dies ein Rechtsakt ultra vires. Ein Rechtsakt ultra vires. Und dann hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe diplomatisch hinzugefügt, wir können kaum annehmen, dass der Gerichtshof einen Rechtsakt ultra vires begehen wollte, in der Hoffnung, dass es in Zukunft nicht passiert. In ersten Kommentaren in Deutschland ist der Fall aus Karlsruhe als Signal an Luxemburg gewertet worden, diese Rechtsprechung noch einmal zu überdenken, weil als allgemeine Linie wahrscheinlich zu weitgehend. Il Bundesverfassungsgericht ha sostenuto in questa decisione che la sentenza Franzson della Corte di Giustizia può essere giusta nel caso singolo, ma non può essere accettata come una linea generale. In questo caso si tratterebbe dell'adozione da parte della Corte di Giustizia di atti ultra vires. E per il Tribunale Costituzionale tedesco, diciamo, il Tribunale adotta una formulazione secondo cui non è accettabile che la Corte di Giustizia avesse veramente voluto adottare un atto ultra vires nella speranza che la Corte di Giustizia potesse ripensare la propria giurisprudenza e ritornare sui propri passi. Si tratta insomma di un altro segnale che il Tribunale tedesco ha mandato alla Corte di Giustizia per ripensare la propria giurisprudenza. Was folgt an allgemeinen Erkenntnissen aus diesen Beispielsfällen? Mein erster Punkt wäre, wir haben nach wie vor es mit einem fragilen, komplizierten Beziehungsgeflecht zu tun in Europa zwischen dem eigentlichen Europarecht und dem mitgliedstaatlichen Recht, das deutsche Recht, das italienische Recht. Ein kompliziertes Beziehungsgeflecht und in erster Linie muss man als Jurist darauf Wert legen, dass die jeweiligen Kompetenzen eingehalten werden. Das gilt auch für den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Wenn in Artikel 51 der Grundrechtecharta gesagt wird, nur zur Durchführung des Europarechtes sind die Mitgliedstaaten gebunden, dann bedeutet dies mehr als nur im Anwendungsbereich des Europarechtes nach meinem Dafürhalten. Giungendo alle conclusioni, questi due casi testimoniano di quanto fragile e complicato sia l'intreccio e il rapporto tra il diritto europeo e il diritto degli Stati membri. E il professor Schwarz ricorda ancora il testo dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali e sottolinea come il ruolo di un giurista sia ancora una volta quello di sorvegliare, diciamo, il corretto riparto di competenze tra i due livelli, e ricorda come il testo dell'articolo 51 parli di esecuzione e non di ambito di applicazione del diritto europeo. Mit anderen Worten, zweitens, ich wäre in diesem Fall für Diversità gewesen. Diese Entscheidung den nationalen Verfassungsgerichten zu überlassen. Und dies wäre keine Gefahr in meinem Verständnis für die Unità gewesen. In allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen kennen wir mehr oder minder ausgeprägt das Problem ne bis in idem. Eine Gefahr für die Einheit des Europarechtes würde nicht eingetreten sein, wenn der Gerichtshof hier nicht auf Artikel 50 der Grundrechtecharta zurückgegriffen hätte.
E il professor Schwarz, in relazione al caso Franson, avrebbe preferito una soluzione più vicina al polo della diversità. Avrebbe lasciato la questione ai tribunali degli Stati membri e questo non avrebbe rappresentato un pericolo per l'unità degli assetti europei, perché in tutti gli Stati membri è conosciuto il principio del ne bis in idem e appunto non avrebbe rappresentato un pericolo per l'unità il non riferirsi all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. Wie sollten wir in Zukunft verfahren, neben dem Respekt der Zuständigkeits- und Kompetenzgrenzen? Wir können nicht hoffen, dass wir für die absehbare Zukunft immer für alle Fälle ganz klare Zuständigkeitsregeln haben. Was ist Sache Europas, des Gerichtshofes, was ist Sache der Mitgliedstaaten und ihrer Verfassungsgerichte? Es wird in dieser Wechselbeziehung, werden es immer wieder auch graue Zonen geben, wo wir nicht klar mit 100%iger Sicherheit sagen können, das ist Europarecht, das ist mitgliedstaatliches Recht. Für diese Grauzonen würde ich empfehlen, ein Verfahren der Kooperation, nicht der Suche nach dem Konflikt zwischen den mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof zu suchen, sondern nach dem Verfahren der Kooperation. Und das würde bedeuten, dass auch das Bundesverfassungsgericht hoffentlich dem einzigen Beispiel aus Italien von 2008 einmal folgt und eine Vorlage nach Luxemburg sendet. Das kann durchaus in dem Euro-Rettungsfall geschehen, der endgültig am 10.11. Juni verhandelt wird, wo erst im Wege der einstweiligen Anordnung entschieden worden ist und die Euro-Rettung als verfassungskonform bestätigt wird. Die Hauptsache steht nicht aus. Ich will nur sagen, Karlsruhe wäre auch aufgefordert, mal das Instrument der Vorlage zu nutzen und Kooperation zu zeigen an dieser Stelle. E quindi quali sono le prospettive per il futuro? Oltre al rispetto dei limiti delle competenze a cui il professore ha già fatto riferimento. A questo proposito è naturalmente possibile, accade spesso, che i riparti di competenze tra i livelli non siano stabiliti in maniera netta e precisa, che esistano delle zone grigie, dove non sia appunto possibile definire chiaramente dove risieda la competenza dell'Europa e dove invece dell'Unione Europea e dove invece quella degli Stati membri. Il professor Schwarz è fautore di un procedimento di cooperazione tra i due livelli, che preferisce naturalmente a una soluzione di tipo conflittuale. E, a questo proposito auspica che il Tribunale Costituzionale tedesco possa finalmente anche lui sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, seguendo in parte l'esempio italiano del 2008, e sostiene che un caso in cui questo potrebbe accadere è il caso relativo al meccanismo europeo di stabilità, che verrà discusso il 10 e l'11 giugno, proprio appunto per auspicare una maggiore cooperazione tra i due tribunali. Meine letzte Bemerkung. Man könnte für die Abgrenzung von Europarecht und nationalem Recht eine Vorstellung benutzen, die auch im nationalen Verfassungsrecht entwickelt worden ist. Bei uns in Deutschland spricht man bei Konflikten zwischen unterschiedlichen Verfassungspositionen von dem Interpretationsprinzip des schonenden Ausgleichs oder der praktischen Konkordanz, dass man nach Möglichkeit von beiden Rechtsordnungen so viel wie möglich aufrechterhält und nur das wirklich entscheidet, was im Konflikt bleibt. Möglichst also mitgliedstaatliche Verfassungstradition bewahren, Europarecht
so viel wie nötig, aber auch nicht mehr. Das wäre ein Weg, um sozusagen die Stichworte hier nochmal aufzugreifen, Unita und Diversita miteinander einzweilen für die nächste Zukunft zu versöhnen. Vielen Dank. Chiudiamo la traduzione. Il professor Schwartz suggerisce alcuni strumenti per inquadrare i rapporti tra il diritto europeo e il diritto nazionale, prendendo spunto da alcuni concetti elaborati proprio nelle costituzioni, nei diritti costituzionali nazionali, in particolare in quello tedesco, che sono quello di Schonender-Ausgleich e di praktische Konkordanz, e sono formule relative alla consistenza dei due poli diversi, di conservare di ciascuno quanto più possibile, per esempio di preservare quanto più possibile le identità costituzionali nazionali e allo stesso tempo di conservare quanto necessario del diritto europeo, ma non oltre. E naturalmente il professore ringrazia per l'attenzione. Grazie sinceramente al professore e anche alla traduttrice, dottoressa Di Martino, per questa riflessione che ci porta su un fronte che è sicuramente uno dei più cruciali, evidenziato dal professore attraverso questo caso svedese, ma che da sempre è un elemento di tensione nei rapporti fra le corti, cioè proprio quello dei limiti entro i quali i diritti fondamentali europei si applichino alle misure nazionali, e soprattutto degli ambiti di competenza entro i quali questi diritti possono essere fatti valere. Diritti e competenze apparentemente tematiche distanti, ma nella pratica da sempre in tutti gli esperimenti federali, dagli Stati Uniti innanzitutto in avanti, mostrano di intrecciarsi continuamente e il legislatore, o meglio i legislatori che hanno approvato il Trattato di Lisbona, sono stati particolarmente attenti a ribadire questo confini, questi ambiti di competenze determinati che non devono essere valicati o violati in nome della tutela dei diritti, e troviamo questa preoccupazione ribadita oltre che nell'articolo 51 della Carta anche in numerose altre disposizioni del trattato a partire dall'articolo 6, proprio perché si teme che attraverso la tutela dei diritti possa vanificarsi quella tensione salutare tra il polo dell'unità e quello della diversità che abbiamo visto essere così vitale nell'ambito di questa nostra tematica. È giunto il momento dei discussant, quindi non so come possiamo fare, se ci dobbiamo togliere noi o se ci aggiungiamo delle sedie dal punto di vista pratico. È fuggito. Bene, possiamo forse incominciare dando la parola al presidente Filippo Patroni Griffi, che come tutti sanno in quest'Aula attualmente è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le sue osservazioni sulle relazioni o su quant'altro ritengo opportuno intervenire. Questo, sì certo, è sparito. Grazie. No, io credo che qui già si capisce poco perché il professor Garavita mi abbia invitato, perché non sono né un professore né un costituzionalista. Escluderei che mi abbia invitato nella temporanea qualità attuale, debbo immaginare che gli servisse un magistrato e un amministrativista, probabilmente per avere
un certo tipo di approccio alle tematiche affrontate nelle relazioni e più in generale alla tematica di questo seminario, direi, celebrativo di federalismi.it. Perché tu in effetti sei nella qualità di direttore oggi, anche se io non sono in altre qualità. Questo forse si spiega, perché mi ci sono interrogato evidentemente su questo invito, ovviamente, che mi ha fatto molto piacere. Si spiega probabilmente perché il sistema delle tutele nei confronti delle pubbliche amministrazioni è ha una sicura valenza costituzionale. E direi, se è vero che le tutele costituiscono il livello di responsabilità dei pubblici poteri in un ordinamento, e che si può anche dire che responsabilità dei pubblici poteri e sindacato giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri sono un qualcosa che connotano un ordinamento giuridico a livello costituzionale, perché probabilmente sono, denotano quanto l'individuo nell'ordinamento, per usare un'espressione di Ullman, di uno storico, consideri quanto gli ordinamenti considerano l'individuo cittadino e non suddito. Io direi che in questa materia delle garanzie i principali studi di diritto amministrativo rilevano due interessanti tendenze su cui mi vorrei soffermare e soprattutto una delle quali è molto vicina ai temi toccati soprattutto dal professore Ridola nella sua relazione. La prima tendenza direi che prende le mosse proprio dall'esistenza di un sistema di giustizia amministrativa o di giurisdizione amministrativa e si sviluppa lungo un itinerario che direi domestico, interno, di stampo prevalentemente giurisprudenziale e pretorio, che ha molto caratterizzato la legislazione amministrativa nazionale in Italia, ma non solo in Italia, fino alla recente codificazione del processo amministrativo. L'altra tendenza è evidentemente maggiormente orientata al rapporto tra dimensione nazionale e dimensione europea, in un'ottica, questa sicuramente, di quella tutela integrata a multilivello di cui parlava sia il professor Ritora che il professor Schwarz, ma anche la professoressa Cartabia all'inizio, che riposa essenzialmente su due capisaldi: dialogo tra ordinamenti, ma anche e soprattutto nella fase iniziale, dialogo tra le corti. Sulla prima tendenza mi soffermo poco, perché potrebbe sembrare fuori tema, però secondo me è sintomatica dell'approccio di certa giurisprudenza al problema dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo. Noi tutti sappiamo che quando fu istituita la giustizia amministrativa in Italia fu istituita per colmare un vuoto di tutela cui paradossalmente, ma non tanto, aveva dato luogo il sistema di giurisdizione unica. Erano rimasti sforniti di tutela alcune situazioni soggettive, che tutte le volte erano, per usare la terminologia dell'epoca, diritti soggettivi degradati dall'esercizio dell'autorità pubblica, e soprattutto non c'era un sistema per garantire l'osservanza da parte dell'amministrazione giudicati dai giudici ordinari. Quindi storicamente noi in realtà, se ci riflettiamo, abbiamo avuto un meccanismo per cui si prevede un giudice, il giudice amministrativo, si prevedono dei rimedi a lui affidati, l'azione di annullamento, l'azione di ottemperanza, e tutto questo ha preceduto il riconoscimento della situazione sostanziale, che era l'interesse legittimo. Quindi in pratica il giudice in qualche modo contribuisce a quello che Mario Nigro aveva definito il fenomeno di progressiva emersione di interessi giuridici, che venivano chiamati poi interessi legittimi, dall'indistinto sociale di interessi di mero fatto. Quindi, l'esperienza della giurisprudenza amministrativa italiana in materia di tutela di diritti, di garanzia dei diritti nei confronti dei pubblici poteri, parte dal riconoscimento di un'azione, che è il riconoscimento del diritto. In altre parole, Adolfo Di Maio diceva: guardate, perché ci sia tutela è poco interessante sapere se c'è un diritto soggettivo, un interesse legittimo, se già c'è questo diritto. Per questo, perché l'interesse legittimo
è non un qualcosa di ontologicamente diverso da un diritto soggettivo, è comunque un interesse giuridico ed è una forma diversa di rilevanza di un interesse giuridico a cui viene collegata una diversa forma di tutela. E questo, perché, questo come dire, si è tradotto in una, secondo me, in una notazione molto, come dire, compiuta di Marcello Claric. Lui dice: tutto questo processo è caratterizzato da un'inversione logica. Prima viene esperito un nuovo modello di rimedio esperibile contro i provvedimenti amministrativi, cioè l'azione di annullamento, e in un secondo momento si costruisce la situazione giuridica correlata. Qui, se vogliamo fare una piccola digressione di tipo dogmatico, probabilmente possiamo dire che nella giustizia amministrativa è sempre stata latente l'idea di che le azioni, più che come diritti delle parti, e anzi più che come espressione di un diritto di azione, che è esso stesso diritto soggettivo, che è l'impostazione processual civilistica, siano invece degli strumenti pratici di tutela, dei veri rimedi, in senso direi anglosassone del termine. E questa tradizione, e su questa prima tendenza poi concludo, direi che l'impostazione, se ci pensiamo, è riconducibile alla tradizione romanistica nell'ambito del diritto europeo, dove il riconoscimento pretorio di un'actio poneva il vinculum giuridico e quindi poneva le posizioni soggettive. Però ha molta assonanza con l'esperienza anglosassone, dove quantomeno a partire dal XVI secolo le corti hanno una grande importanza nella formazione del diritto. Però se ci pensiamo, questo è un qualcosa di molto comune ad alcuni paesi di civil law, come l'Italia e la Francia, non anche sicuramente Austria e Germania, dove l'esperienza, come dire, di codificazione è sempre stata molto più forte. Dicevo, in alcuni paesi di civil law come Francia e Italia, dove il diritto amministrativo e il sistema delle tutele nei confronti dei pubblici poteri viene costruito per un largo periodo di tempo dalla giurisprudenza del Conseil d'État e del Consiglio di Stato, e solo oggi comincia ad avere forme di codificazione. E arriviamo quindi alla seconda tendenza, che secondo me rilevava e che si ricollega a quello di cui parlava soprattutto il professor Ridola. C'è sicuramente una tendenza che consiste nello sviluppo delle garanzie interne per opera del livello europeo e ultrastatale. In un certo senso siamo anche di fronte a un paradosso: il più nazionale dei diritti, come è stato definito il diritto amministrativo, diventa tutto sommato un diritto che trova un grande sviluppo nella comparazione e direi anche però nella pratica comune di livello europeo. Direi che probabilmente questo è un finto paradosso, perché se il contesto in cui noi ci dobbiamo muovere necessariamente, lo ricordava prima il Presidente Amato, è quello di accompagnare progressivamente il processo di integrazione europea con cessioni di quote di sovranità nazionale, ebbene queste cessioni di quote di sovranità nazionale dovranno probabilmente riguardare aspetti economici e monetari, ma se esiste un'identità comune europea, non è che poi dopo i singoli stati possano disconoscere, pur appartenendo a quella comunità, dei valori che si assumono comuni, quali sono quelli dei diritti fondamentali. In ogni caso però direi che l'attività delle istituzioni europee ha molto contribuito a una evoluzione sempre più significativa delle garanzie dell'individuo nei rapporti con i pubblici poteri. Direi che spesso le istituzioni europee e soprattutto le corti si sono resi garanti di valori sanciti anche nelle carte costituzionali nazionali, e direi che le istituzioni europee, soprattutto le corti, hanno in qualche modo orientato i giudici verso il riconoscimento sempre maggiore di spazi, per usare il vecchio binomio di Giannini, di libertà rispetto agli spazi di autorità. Quindi direi che ancora oggi nuove tutele, nuovi diritti non nascono per imposizione del legislatore secondo una dinamica top-down, ma nascono dallo sviluppo di rimedi giurisprudenziali a livello nazionale, ma anche a livello europeo. E
l'unica vera differenza è che mentre in passato erano le singole corti nazionali, ma questo vale per il giudice amministrativo, ma direi che vale sicuramente anche per il giudice ordinario, pensiamo allo sviluppo delle forme di tutela risarcitoria, delle individuazioni di situazioni soggettive che dessero luogo al risarcimento del danno ai sensi del 2043, che oggi sono molto diverse da quelle che erano, che so, 30 anni fa, 20 anni fa. Io direi quindi, teniamo presente in questo rapporto tra dimensione nazionale ed europea essenzialmente due profili. La funzione proattiva del dialogo tra corti nazionali ed europee, dialogo che a volte è a due, altre volte a tre, qualche altra volta è a quattro per la verità. E teniamo però anche presente l'influenza che le corti, e non solo le corti questa volta, tutte le istituzioni europee, hanno sui legislatori nazionali. Mi limito a questo punto a fare degli esempi su questo per poi dopo concludere. Funzione proattiva del dialogo tra corti nazionali. Sicuramente io credo che il professore Ridola richiamava il costituzionalismo multilivello in un'ottica di integrazione evidentemente dei livelli di tutela e non in un'ottica di gerarchia degli ordinamenti e delle fonti. E questa tutela multilivello dei diritti fondamentali è venuta fuori probabilmente proprio soprattutto del dialogo tra le corti, che probabilmente ha costituito uno dei principali canali dell'evoluzione del sistema di tutele amministrative. Dicevo degli esempi, sparsi su casi che si potrebbero dire minori, ma che sono sintomatici. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2010 utilizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, si richiama agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per dire che questi articoli impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio che i rimedi debbono essere domestici effettivi. Per cui, per esempio, è stata prevista la provvisoria esecutività di una sentenza di condanna del giudice amministrativo, per la quale espressamente l'ordinamento nostro non la prevedeva. Direi molto sintomatica anche tutta la vicenda delle materie di espropriazioni. Le sentenze gemelle note della Corte Costituzionale hanno utilizzato i principi della giurisprudenza di Strasburgo per definire la regola nazionale in materia di indennizzo dovuto in caso di espropriazione o di risarcimento nell'ipotesi di occupazione acquisitiva. Vorrei ricordare che la plenaria del Consiglio di Stato già nel 2005 aveva ritenuto che la norma sull'espropriazione sanante intanto poteva ritenersi costituzionalmente e in rapporto alla Convenzione europea legittima in quanto la si rileggesse, anzi la si riscrivesse in un modo che non era scritto nella norma, per cui ha utilizzato lo strumento di un'interpretazione conforme con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea per riscrivere la norma esistente nell'ordinamento italiano. Altri esempi importanti, però questo a livello di corti costituzionali, riguarda la materia dell'immigrazione, che è probabilmente uno degli ambiti più interessanti dello spazio di nuovi diritti, dove certo si devono evitare rischi come quelli paventati dal professore Ridola, che magari arrivi una corte nazionale e che ritenga che quei principi, anziché essere comuni, siano addirittura in contrasto con il principio nazionale. Potrei richiamare il settore penitenziario, dove pure ci sono molti interventi della Corte di Strasburgo. Un altro esempio molto, come dire, noto e importante è quello della tutela ante causam in materia di appalti. Noi non avevamo una tutela ante causam in materia di appalti, la Corte di Giustizia e poi la giurisprudenza amministrativa l'hanno posta, oggi esiste una codificazione di questa tutela. Però, come dicevo prima, l'incidenza del livello ultrastatale ha riguardato anche l'attività del legislatore nazionale. Qui forse l'esempio più importante, perché è sintomatico anche di, come dire, di una triangolazione vera, è quello del diritto a una buona amministrazione. Questo perché? Perché qui si è verificato storicamente un meccanismo a tre. Una serie di questi principi venivano applicati dai giudici nazionali, soprattutto dai giudici amministrativi o equivalenti agli stessi. Il principio di motivazione, di contraddittorio, erano principi elaborati dalle giurisprudenze nazionali. Si traducono questi principi in un principio europeo,
viene codificato questo principio, a questo punto viene imposto per la via non più giurisprudenziale ma del diritto positivo ai singoli ordinamenti nazionali. Ed è interessante pure vedere come all'interno di questo principio di buona amministrazione le corti abbiano contribuito a dare un significato diverso da quello originario. Noi sappiamo che il principio, il diritto a una buona amministrazione da noi era collegato al principio di buon andamento, evidentemente. Però il diritto a una buona amministrazione ha cambiato da dentro il principio di buon andamento. Non più un principio ex parte principis, cioè efficienza dell'amministrazione, ma un principio ex parte civis, cioè diritto del cittadino ad avere un'amministrazione, direbbero gli anglosassoni, fair, con un termine decisamente riassuntivo. Il diritto a una buona amministrazione si è tradotto a livello nazionale in una serie di norme che si ispirano a quel principio. Pensate agli strumenti contenuti nella legge anticorruzione di prevenzione della corruzione che consentono di delineare, messi tutti insieme, una sorta di diritto ai cittadini a una sana e corretta gestione della cosa pubblica. Questo avviene per l'influenza internazionale anche di come dire, fonti diverse da quelle europee, penso al Greco, all'ONU, all'OCSE. Pensiamo anche alla materia dell'accesso civico, che segna il passaggio nel nostro ordinamento dal diritto di accesso qualificato della 241, molto limitato, qualificato da un interesse del singolo, all'accesso civico, cioè alla pubblicità e alla total disclosure degli atti dei pubblici poteri, che evidentemente fonda, in caso di inosservanza, una posizione soggettiva piena. Tutto questo, secondo me, mi consente di concludere e mi fa piacere, nonostante come dire, la diversa come dire, impostazione, molto in linea con gli interventi precedenti, almeno credo, alcuni profili di interesse conclusivi. In primo luogo, l'emersione dei cosiddetti nuovi diritti è ormai un processo composito che ha origine molto, se non principalmente, nell'attività delle corti, che a differenza che nel passato ora dialogano tra loro in un contesto multilivello. Questo, diciamo, è un fenomeno particolarmente significativo nel settore del diritto amministrativo, se si pensa che il diritto amministrativo nasce come diritto volto a regolare i rapporti tra cittadino e Stato del momento concreto dello svolgimento dei pubblici poteri. E da questo punto di vista i meccanismi del ruolo dei giudici di civil e di common law, dei giudici dei pubblici poteri, è molto significativo. Lo è stato in passato. Se noi ci pensiamo a tutte le fattispecie sintomatiche di eccesso di potere, il sorgere degli interessi partecipativi come interessi legittimi, sono tutti esempio di questa linea di tendenza, ma come ricordavo prima, questo riguarda non solo i giudici amministrativi, ma anche i giudici ordinari, per quanto riguarda per esempio l'individuazione delle situazioni risarcibili, oppure l'utilizzazione della clausola di buona fede non tanto nell'interpretazione quanto forse nell'integrazione dei contratti. Sabino Cassese diceva che alla luce di tutte queste tendenze oggi si può dire che l'evoluzione del sistema di tutele amministrative non si esaurisce più nella storica dialettica Stato-società civile, però assume la forma di un rapporto multipolare tra Stato, organismi ultrastatali, ultranazionali, società civile, in cui i sistemi globali si pongono come alleati dei cittadini contro gli Stati. Cioè i cittadini possono utilizzare strumenti globali di tutela per difendersi dall'attività regolatrice degli Stati. Qui evidentemente si coglie un aspetto che la dottrina straniera ha definito di multilateralism enhancing democracy, perché in effetti c'è sicuramente uno stretto rapporto tra questi strumenti di tutela e l'incremento multilivello del tasso di democraticità di un ordinamento e di democrazia di un ordinamento. Silvio Spaventa, mi rendo conto di dire cose quasi eretiche dato il contesto non logistico, diceva che le libertà vanno ricercate non tanto nella Costituzione e nelle leggi costituzionali quanto nell'amministrazione e nelle leggi amministrative. Oggi questo può conservare una parte, naturalmente, di vero, non mi spingerei a troppo, solo se però
questo venga fatto nella prospettiva di un diritto amministrativo europeo e nella consapevolezza della valenza costituzionale di diritti amministrativi nazionali. Mi fermerei qui. Grazie. Grazie molto di questa ricca esemplificazione dei benefici che per il cittadino derivano da questo sistema un po' disordinato, come abbiamo detto prima, ma tutto sommato virtuoso nel suo disordine, che devo dire ci mostra un lato più brillante della luna che di quello che avevamo forse fin qui esaminato, in cui tutti eravamo un po' partiti su piani diversi, però mettendo in rilievo degli elementi di criticità. Forse dando per scontato ciò che non deve rimanere scontato, e cioè tutta la ricchezza dal punto di vista di civiltà giuridica, in particolare per quanto riguarda i sistemi di tutela, che questi 60 e più anni di integrazione europea hanno portato in tutti i paesi e in particolare in un paese come l'Italia. Professor Lanchester, professore di diritto comparato all'Università della la Sapienza di Roma, ci intratterrà con le sue osservazioni ora. Sì, che saranno molto brevi. Ringrazio prima di tutto Beniamino che ha organizzato questa serie di incontri e questo in cui mi ha coinvolto. Siamo molto lieti come membri del Dipartimento di Scienze Politiche che lui sia uno dei personaggi più brillanti e attivi dell'Università di Roma La Sapienza. Complimenti per i suoi 10 anni. Giuliana Amato ha detto solo 10 di federalismi, ma vista la sua conformazione fisica direi che non ne dimostra più di 25. E dopo essermi... 26 vuoi dire? 26, esatto. Sì, sì. 26. 20, no, siamo quasi ad una soglia. Ecco, io devo dire che il tema è estremamente interessante e fondamentale. Ho molto apprezzato le due relazioni, quella del professor Riedel e del professor Schwartz, che poi sono differenziate. Una larga direi molto positiva, pro-europeista, più direi attenta ai problemi dei controlimiti nazionali, quella del professor Schwartz, che mi richiama molto, la sentenza di Maastricht, ma entrambe sono state delle relazioni molto importanti perché hanno dichiarato di essere realisti. Realiste. E allora, se veramente dobbiamo essere realisti, dobbiamo inquadrare il fenomeno dell'integrazione europea all'interno di una serie di cicli che potremmo chiamare plurisecolari confrontare anche le nostre culture giuridiche, le nostre culture politiche e culture giuridiche con ciò che sta capitando, perché ho sentito alcune posizioni che rispecchiano le posizioni degli anni 90 ancora in relazione al processo di integrazione europeo, e cioè come se fosse un'ondata in espansione, mentre il mio problema è, credo che sia il problema che ho sentito anche esplicitare da altri, per esempio da Amato, è che il ritiro dell'ondata, per utilizzare i termini di Huntington, sono particolarmente pericolosi, perché non è vero che c'è soltanto un'espansione, ci possono essere anche riflussi, e riflussi molto pericolosi. Allora, la visione larga del processo di integrazione europeo si deve inserire ovviamente nell'ambito dei processi di internazionalizzazione, di globalizzazione, che hanno colpito prima il continente europeo, poi in l'orbe terracqueo, che hanno stabilito nel tempo
teorie di tipo monistico, di tipo dualistico che sono state ricordate, l'idea della costituzionalizzazione del diritto internazionale da un lato, l'idea della internazionalizzazione del diritto costituzionale dall'altro, ma nell'ambito di ciò che sta capitando ed è capitato in realtà è quello del spostamento degli assi dall'asse mediterraneo con la formazione dello Stato moderno e contemporaneo alla fine del 400 verso un asse che è stato considerato quello dell'Atlantico, soprattutto dell'Atlantico meridionale, cioè l'espansione coloniale, l'espansione dell'asse nell'America settentrionale questo non è che sia un discorso puramente geopolitico, è un discorso strettamente connesso poi con l'espansione dei diritti, con le tre rivoluzioni, la rivoluzione inglese, le due rivoluzioni inglesi, quella del 48 e quella del 1688-89, quella francese del 1789, ma soprattutto anche quella americana del 1776 e la Costituzione del 1786-87-89, scusate. Allora, tutto questo accumulo di avvenimenti con la formazione dello Stato nazionale, la rottura della Repubblica Cristiana e della rete anche giuridica che aveva caratterizzato la cultura europea si è consolidata nella formazione dello Stato nazionale, di cui i costituzionalisti in realtà sono eredi. Il diritto costituzionale nasce in realtà alla fine del Settecento e il Patroni Griffi, che non vuole essere chiamato professore, ma io me lo ricordo benissimo come professore a Catanzaro tanti anni fa, quindi il professor Patroni Griffi sa perfettamente che la teoria di Sabino Cassese, confermata anche dal suo recente volume pubblicato, guarda caso in inglese, ma a Madrid, sul diritto amministrativo globalizzato, l'hanno pubblicato anche in Italia, sì, ma mandato in rete, ovviamente. Noi l'abbiamo presentato a suo tempo l'anno scorso affettuosamente e si correla poi con una visione del diritto amministrativo che ricorda Otto Maier. Il diritto amministrativo resta, il diritto costituzionale passa. Ed è questa l'idea, ma quali sono Verwaltungsrecht bleibt, Verfassungsrecht geht? A questo punto il problema è quali sono poi i pericoli di una visione di questo genere, soprattutto i pericoli per quanto riguarda la legittimazione democratica. Se ci sono principi e valori su cui si fondano gli ordinamenti contemporanei e sono principi di democrazia pluralista, per cui facciamo anche dei viaggi all'estero per implementare questi valori, il problema del diritto amministrativo e del diritto costituzionale rimane. E deve rimanere anche il diritto costituzionale accanto al diritto amministrativo, perché è il diritto costituzionale che poi garantisce il diritto amministrativo. E questo quindi è un'osservazione che si collega però con l'evidente fine di un ciclo plurisecolare che era quello eurocentrico. Se finisce la fase eurocentrica ed è finita anche nella sua fase, chiamiamola così, euroamericana, negli anni Ottanta, e se i fenomeni di integrazione regionale le sono quelli rilevanti, ma particolarmente accesi in ambito europeo,
l'idea del superamento degli elementi della statualità e dello stesso diritto costituzionale è una visione che forse eccede ed è anche pericolosa. Anzi, io trovo che dopo il 1989 il processo europeo, ce lo dice la sentenza di Lisbona del Bundesverfassungsgericht, tutto il processo di aggregazione, di integrazione sovranazionale europeo ha avuto dietro di sé un problema geopolitico, una spinta geopolitica che è stata quella, lo dice chiaramente la Corte, il Tribunale Costituzionale federale, che è stato quello degli interessi della superpotenza americana. E di fronte allo spostamento dell'asse dall'Atlantico al Pacifico, i problemi ce li dobbiamo risolvere noi. Se è vero questo, noi li stiamo risolvendo più a livello di Althusio che a livello di Hobbes, e quindi in un sistema che è molto faticoso, che però può essere molto pericoloso nei periodi di crisi economica e soprattutto in quei periodi in cui il prodotto interno lordo dei paesi industrializzati è in decadenza, è diminuito negli ultimi 20 anni di circa il 7-8% per tutti, per l'Italia guarda caso per di più circa del 19%, per il Giappone del 16%. Allora si pone il problema della tutela della democrazia rappresentativa da un lato, problema di legittimità democratica, e il problema dello Stato sociale dall'altro. E qui si passa al tema più concreto, quello delle giurisdizioni nazionali e delle giurisdizioni europee. Allora, qui Giuliana Amato ha voluto impostare il problema più sui rapporti tra Corte CEDU e Corte di Giustizia. Mentre il problema, da quello che è venuto fuori dal dibattito e dalle relazioni, è più quello relativo alle corti nazionali rispetto a quelle europee, ed è questo che dovrebbe farci analizzare con attenzione l'evoluzione nel tempo. Sì, ci sono tutta una serie di atti normativi da Nizza a Lisbona, Maastricht, Nizza e Lisbona, che ci dicono un'implementazione di questi rapporti. Però questi rapporti, soprattutto per quanto riguarda diritti sociali, sono in forte tensione in questo momento. Pensiamo semplicemente alla sentenza portoghese, non l'ho sentita evocare, ma è una sentenza che dice che ci sono dei problemi di contrasto fra il patto di stabilità e quindi il diritto dell'Unione Europea, o almeno ciò che fa riferimento all'Unione Europea, e i diritti costituzionali nazionali. Ma lo stesso Presidente Gallo, io sono intimidito di fronte alla professoressa Marta Cartabia. Non è credibile. Però nessuno ha citato questa straordinaria conferenza stampa del Presidente del Gallo, in realtà l'aveva annunziata già prima, ma della crisi, chiamiamola post-elezioni, nel momento della sua elezione aveva detto non faccio la conferenza stampa adesso, la farò dopo. Però al di là del fatto che una splendida conferenza stampa che si collega molto alla sentenza della Corte di Cassazione su un altro tema che non interessa in questa sede, relativa all'ordinanza di remissione, per quanto riguarda il sistema elettorale, ovvero il Porcellum, qui c'è tutto il paragrafo terzo che è chiaramente collegato con il problema dei rapporti con le corti europee di Lussemburgo e di Strasburgo. A riguardo va evidenziato che la Corte italiana ha evitato di attestarsi, dice lui, su posizioni rigidamente nazionalistiche.
Per di più sostiene con molta chiarezza, abbiamo accolto le interpretazioni della Corte di Strasburgo, siamo stati e abbiamo fatto qualche cosa di molto interessante nel 2007 con la sentenza 349. Abbiamo anche la Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui le norme della Convenzione possono integrare l'ordinamento costituzionale alla duplice condizione che non contrastino con la Costituzione e che da esse derivi un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali. Però il problema è che cosa è successo l'anno scorso, e tutta una parte di questa conferenza stampa è collegata alla sentenza 264 del 2012, in cui si dice sì, va bene, la tua giurisprudenza può funzionare, ma fin quando non lede diritti costituzionalmente riconosciuti e in particolare quelli relativi all'eguaglianza e all'integrazione. E qui c'è il grosso problema. Cosa succede di fronte ad un'Europa che in realtà vede dei diritti costituzionali e nei diritti sociali, e in questo caso sono particolarmente coinvolti, che vengono lesi da atti derivanti dall'Unione? Si ritorna al problema di Giuliano Amato. Giuliano Amato ci diceva: il rischio è che l'Unione fallisca perché non è riuscita a trovare l'allocazione ottimale. Quindi alla sfarinamento dell'Unione. Perché la professoressa Cartabia molto opportunamente ha ricordato, ma l'hanno ricordato il professor Schwartz e anche il professor Ridola, che in realtà polacchi, cechi, ma britannici, ma direi anche finlandesi, danesi ed olandesi, hanno idee molto divergenti per quanto riguarda lo Stato sociale, non tanto in patria ma per quanto riguarda i cosiddetti pigs, senza ritornare al problema della Schuld e della colpa o del debito. E allora in una situazione di questo genere è evidente che o si va avanti o si va indietro. E qui c'è la necessità di rilegittimare il patto. E qui c'è il rapporto fra politica e diritto. Io ho sentito giustamente il professor Schwartz che ha parlato di zone grigie, che è un'idea che è uscito recentemente un bel saggio su Ius Politicum sul problema delle zone grigie in Mortati, in Ferracciù e in altri, e cioè il problema del rapporto fra politica e diritto. Ci sono alcune cose che la cultura giuridica non può risolvere, deve risolvere ci sono alcune cose che neppure le corti possono risolvere, possono accompagnare, possono limitare, ma qui ci vuole un'azione evidente di, che rilanci l'Unione Europea e vi sembrerò in sostanza statualista, ma il problema di stare in mezzo al guado non è stato utile neppure per il capo dello Stato con il mezzo al guado, quando scrisse, vi ricordate, un saggio negli anni 90, perché stare in mezzo al guado è terribilmente pericoloso, bisogna andare o da una parte o dall'altra. È vero, si può sopravvivere in mezzo al guado, ma si sopravvive male. È per questo che ciò che è piaciuto molto a Giuliano di Marta Cartabia, e cioè il flash mob, dice in realtà che è confusione organizzata. Sì, perché è confusione organizzata, perché uno, due, tre si riuniscono, ma il flash mob è un'azione che in realtà viene preordinata, e io penso che questo sia il compito della classe dirigente, e in questo caso del ceto politico, che si mettono a suonare.
uno incomincia a suonare e poi se ne aggrega un altro e poi se ne aggrega un altro ancora, e a questo punto suonano tutti e convincono, come il pifferaio di Hamelin in senso positivo, comportamenti ottimali, con questo che è chiaramente più che diritto politica, ma in realtà in questo caso, per rilanciare la prospettiva europea, aiuta il diritto. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, diceva Bismarck sulla Nationalzeitung, ma in questo caso per il diritto dell'Unione può servire l'ambito politico e l'iniziativa politica di rilancio. Anche se, e sono d'accordo con la visione realistica di coloro che hanno parlato, è molto difficile in una situazione di questo genere. Grazie. Grazie. Ciao. Devo dire che riprendere un concetto sintetico di questa ricchissima... Grazie Presidente, grazie, grazie, buon lavoro. Questa ricchissima relazione è molto difficile, però io vorrei approfittare di questo microfono per sottolineare ulteriormente l'importanza di questa sentenza 264 del 2012 della Corte Costituzionale, e vorrei dire una parola anche a beneficio di chi forse non la conosce perché non ha tenuto a fare. Materia pensionistica. Sì, si trattava di un caso interessante che mette al tema tutta la tensione tra i diritti sociali e i vincoli di bilancio in cui, ahimè, il nostro Stato sociale si ritrova e deve fare i conti per una ragione di realismo. Perché questo caso è un caso paradossale in cui la Corte Costituzionale, per salvare i diritti sociali di tutti, sacrifica i diritti sociali di qualcuno. Cioè, non è appena una resistenza nei confronti di orientamenti che vengono dall'Europa che abbasserebbero il livello dei diritti sociali. In questo caso era una situazione molto particolare di lavoratori transfrontalieri che andavano in Svizzera, avevano retribuzioni molto alte, pagavano contributi pensionistici molto bassi, 4 volte più bassi rispetto a quelli dei lavoratori italiani, e poi in virtù di un accordo con la Svizzera potevano beneficiare del trattamento pensionistico parametrato all'epoca su quello della retribuzione alta percepita in Svizzera. Con una norma retroattiva lo Stato elimina questo che era una sacca di privilegio, ma lo fa in qualche modo in violazione degli orientamenti comunitari che non accettano le disposizioni retroattive. Questo è un punto particolarmente importante perché dice qualcosa sul ruolo delle corti costituzionali che probabilmente altre corti non riescono ad esplicare, perché quella sentenza è una sentenza che determina una ingiustizia se vista solo in riferimento alla domanda di giustizia dei lavoratori transfrontalieri, perché viene imposto a loro un sacrificio con un effetto retroattivo. Quindi forse davanti a un giudice dei diritti, a un giudice della Corte Europea, a un giudice che tutela il diritto individuale in modo frammentario, in modo caso per caso, questa decisione non sarebbe potuta essere, non avrebbe potuto essere pronunciata, perché sacrifica il diritto di quel singolo. Ma perché la Corte lo ha fatto? Perché guardando nella sua postazione, diciamo così, che è al crocevia tra il diritto individuale e le esigenze dell'ordinamento e quindi anche dei diritti di altre persone, ha affermato che l'ordinamento non si può più permettere di mantenere questi ambiti privilegiati, perché questo nega la possibilità in futuro di altri di beneficiare dei diritti sociali. Quindi in questo caso si accumulano una serie di prospettive, una serie di problematiche che secondo me sono molto interessanti, sia per quanto riguarda il rapporto fra le corti, sia in particolare sul ruolo delle corti e del diritto europeo, dei diritti nazionali in materia di soprattutto nell'ambito dello Stato sociale.
Ascoltiamo ora il professor Gian Michele Roberti, esperto, questa è la voce del diritto dell'Unione Europea, esperto di diritto dell'Unione Europea e professore ordinario della stessa materia nella Università La Sapienza di Roma. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio anch'io Beniamino Caravita per l'invito e mi unisco ai complimenti per l'iniziativa. Solo un paio di riflessioni sul tema delle garanzie costituzionali. Venendo qui mi chiedevo appunto cosa potremmo individuare come nucleo essenziale le garanzie costituzionali all'interno del sistema ordinamentale europeo. E sembrerebbe che si possano delineare due nuclei più un terzo. Il primo, abbastanza ovvio, è quello del principio, ruota intorno al principio dell'equilibrio istituzionale o più correttamente interistituzionale, sancito, ribadito tante volte dalla giurisprudenza, e il secondo, è altrettanto ovvio e scontato, quello che attiene al rapporto verticale e all'equilibrio verticale dei poteri fra il livello dell'Unione ed il livello degli Stati membri. Questi due nuclei poi a loro volta sono in qualche modo tenuti insieme da un metaprincipio che è quello della comunità, oggi unione di diritto, che esprime ad un tempo, direi in una declinazione sostanziale, l'idea che tutti gli attori di questo processo, tutti coloro che si muovono in questo ordinamento sono legati a un principio di legalità europea che riconosce diritti ma anche vincoli e soprattutto, come segnalava giustamente Filippo Padroni Griffi prima, c'è anche una declinazione giurisdizionale. La situazione giuridica, prima ancora o oltre che situazione giuridica sostanziale, è azione, è rimedio, è tutela giurisdizionale effettiva. La dimensione del justiciable, per usare l'espressione francese, è in qualche modo una dimensione quasi assorbente rispetto a quella dell'avente diritto, dell'ayant droit. È solo attraverso il meccanismo giurisdizionale che la situazione effettivamente prende forza e effetto utile. Ora, questi nuclei sono ovviamente dei nuclei che intorno ai quali si sono venuti creando dei complessi di norme positive degli interi istituti, più che mai nella fase, diciamo, di cantiere permanente inaugurata dall'atto unico europeo in poi. È anche vero però che il sistema è stato un sistema dinamico per capacità intrinseca in qualche modo e da questo punto di vista è stato un sistema assolutamente funzionale, per usare l'espressione del Presidente Amato. L'esempio forse più evidente è quello delle competenze. Prima che ci si interrogasse con tutte le complicazioni e le implicazioni finissime che ricordava il Presidente Amato sulla disciplina positiva delle competenze, sul riparto, sulla classificazione, sui principi che reggono l'esercizio più che la titolarità delle competenze, sussidiarietà, proporzionalità rivisitata, cooperazione rafforzata e così via discorrendo, le competenze erano già state organizzate nella sostanza, cioè quando io ho cominciato a lavorare da giovane alla Corte di Giustizia, era con l'atto unico europeo, erano stati introdotti per la prima volta dei titoli di competenza all'interno del diritto primario, ma quei settori erano già ampiamente disciplinati a livello europeo. Il diritto ambientale europeo precede l'introduzione di un titolo di competenza, lo stesso si può dire per la politica di coesione, i fondi strutturali, la politica sociale, pezzi di politica di protezione degli interessi economici dei consumatori. Lo stesso vale anche per l'equilibrio interistituzionale, la legittimazione attiva del Parlamento europeo, per dirne una, insomma. Altre puntualizzazioni che attengono alle prerogative e al rispetto dei limiti propri delle diverse istituzioni nel decision making comunitario. E infine i diritti fondamentali. Certamente nessuno può sottovalutare la rilevanza della Carta, dell'inclusione della Carta, dei principi e della giurisprudenza che si sta formando intorno a questo specifico strumento giuridico, ma è anche vero che nella sostanza quelle questioni e quelle tutele erano già state ampiamente arate da una giurisprudenza che prescindeva da qualsiasi riferimento di diritto positivo. Il catalogo dei diritti fondamentali era stato creato per dare una risposta a un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva nei confronti del legislatore europeo e la possibilità di utilizzare quel catalogo che si veniva formando per via giurisprudenziale
anche come parametro di legittimità non delle decisioni delle istituzioni, ma di decisioni degli Stati, è un problema che si era già stato posto, e le coordinate che oggi che troviamo nella Carta e nel Trattato erano già state tracciate dalla giurisprudenza, si applicano nell'ambito di attuazione del diritto europeo. Poi la questione ovviamente è che cosa si intende per ambito di attuazione del diritto europeo, quindi entro che limiti, ce lo ricordava il professor Schwarz prima, quei principi possono essere usati per sindacare normative interne, ma questa è una decisione del caso per caso che, come allora, così oggi viene rimessa all'interazione fra i vari giudici che si occupano di questo. Il sistema quindi è evoluto prima per forza propria e indipendentemente anche dagli interventi sul diritto primario, ma poi su questo, come sempre il pifferaio, in un certo senso poi il diritto primario ha seguito attraverso le modifiche formali ai trattati. Bene, detto questo, la seconda considerazione. La seconda considerazione riguarda alcuni punti di tensione che però cominciano a manifestarsi oggi a valle di questo processo dinamico. Uno è quello che è stato ampiamente ricordato oggi, sotto gli occhi di tutti, lo definirei macro, ed è quello emerso in occasione della gestione della crisi economica finanziaria, e quindi gli interrogativi sulla governance economica. Qui io mi limito semplicemente a fare un'osservazione e a sollevare un interrogativo al quale io assolutamente non sono in grado di rispondere e che indirizzo con curiosità ai costituzionalisti. E è chiaro, lo ricordava il Presidente Amato prima, che il sistema di governance economica sancito a Maastricht aveva individuato un punto di equilibrio. Il punto di equilibrio era salvaguardia di quello che resta della sovranità economica degli Stati e dei loro apparati decisionali interni a fronte di una assunzione di responsabilità di disciplina economica da esercitare evidentemente nel quadro di quel coordinamento, di quei meccanismi di coordinamento ricordati poc'anzi. Tutto questo era la garanzia della percorribilità, della viabilità di un sistema in cui peraltro la politica monetaria veniva accentrata in una competenza esclusiva dell'Unione. Questo sistema entra in qualche modo in crisi perché una delle due gambe su cui l'equilibrio poggiava è venuta meno, quella della responsabilità. E naturalmente, siccome la responsabilità era collegata alla sovranità economica o a quello che residuava della sovranità economica, nel momento in cui, per far fronte alle conseguenze che rischiano di destabilizzare il sistema nel suo complesso, vi sono delle assunzioni di responsabilità da parte della collettività degli Stati, con i meccanismi molto particolari che conosciamo, anche atipici del meccanismo europeo di stabilità e così via, naturalmente dall'altro lato c'è un sacrificio in termini di sovranità economica. Tutto questo è espresso da quella parolina tecnica che si chiama condizionalità. Nella sostanza, basta, che cosa significa condizionalità? Lo vediamo, basta leggere l'allegato per esempio della decisione sulla Grecia, la primissima diciamo di questo filone intervento, per capire che condizionalità significa sacrificio della sovranità economica prima riconosciuta in termini di gestione del mercato del lavoro, pensionistico eccetera eccetera. Allora, il Presidente Amato prima giustamente segnalava un profilo, lui definisce di disfunzionalità a questo riguardo, cioè il sistema presenta dei fattori di tensione, non funziona, non assicura l'efficienza dei processi e quindi è necessario porvi mano e individuare dei meccanismi di governance che siano più efficienti e quindi più funzionali rispetto alle sfide. Altrimenti, è l'altra considerazione, c'è il rischio che questo meccanismo che è in tensione non abbia più, non raccolga più anche il consenso di cui ha bisogno per l'accettazione delle misure concrete e anzi questa assenza di consenso inneschi delle crisi di rigetto. L'interrogativo che io molto sommessamente porrei è però questo: premesso che è certamente vero che le disfunzionalità creano delle crisi di consenso e di legittimazione dell'edificio, è anche vero però che la costituzione di una diversa governance economica e quindi quella cessione di una quota ulteriore di sovranità in ambiti cruciali,
non so, ce lo dirà il professor Sfars, se siamo dentro o fuori dalla zona rossa tracciata dalle sentenze della Corte Costituzionale tedesca, però al di là dei profili più di carattere politico legati al consenso di questo tipo di misura, mi chiedo se non ponga un problema di legittimazione in senso giuridico, e cioè, mi spiego, tutto questo processo che si è sviluppato nel corso degli anni con modifiche del diritto primario o anche senza modifiche del diritto primario ha una caratteristica, che è quello di essere andato avanti sul binario tutto sommato del potere costituito. Sono atti di potere costituito gli stessi trattati, anche i più ambiziosi dei trattati sono pur sempre espressione del treaty making power degli stati, non sono degli atti costituenti. Persino dopo la Costituzione per l'Europa i documenti divulgativi della Commissione Europea avevano come proprio incipit rassicurante: badate bene, se si ne pas une constitution, questa è un semplice trattato di diritto internazionale. La domanda che io mi porrei è: ma nel momento in cui si entra, chiamiamolo la zona rossa per semplicità, e si toccano quelli che sono fattori identitari profondi della identità nazionale, occorre o no uno strumento che sia diverso dagli strumenti precedenti e che in qualche modo si ponga o sia percepito come una espressione del potere costituente, sia esso lo strumento referendario o altro, ma comunque che segni una netta soluzione e continuità anche dal punto di vista dello strumentario giuridico. Un'ultima considerazione di tutt'altro tipo, viceversa, legata però sempre a questa evoluzione dei meccanismi istituzionali dell'ordinamento, che definirei più micro anziché macro, cioè un fattore di tensione che mi sembra emerga a valle di questi 60 anni di storia dell'ordinamento europeo riguarda anche alcuni aspetti di funzionamento della macchina. Mi limito a fare alcuni esempi, perché evidentemente non c'è tempo per una analisi, e mi riferisco in particolare a quella fase del funzionamento dell'ordinamento che attiene all'attuazione delle norme, quindi non tanto alla primo livello, diciamo, del decision making, il primo livello del diritto primario, ma l'attuazione, quella che poi si svolge davanti alle amministrazioni o davanti ai giudici. Faccio solamente tre esempi di come questi processi presentino alcuni punti di domanda. Il primo, l'emergere dei fenomeni di amministrazione mista, cosiddetta amministrazione indiretta mista, cioè fenomeno delle autorità nazionali indipendenti, modellato in un primo momento sul sistema del network delle autorità antitrust, ma le autorità antitrust fanno controllo ex post, e poi esportato al mondo delle autorità indipendenti di regolamentazione. Allora, in questo caso noi abbiamo, lo semplifico ovviamente con l'accetta, abbiamo un esercizio di funzione normativa che viene svolta da dei soggetti nazionali, fin qui nulla di strano, le direttive vengono implementate così, i quali però sono in qualche modo sottratti per volontà del legislatore europeo alla tradizionale organizzazione dei poteri nazionale, e sono posti sotto un cappello che possiamo chiamare di supervisione non dell'Europa ma della Commissione europea e dei servizi della Commissione europea, attraverso dei meccanismi che sono dei meccanismi non sempre trasparenti e non sempre soggetti a controllo di legittimità. Un esempio classico, lo conosciamo in materia di telecomunicazioni, è la cosiddetta lettera articolo 7, quello che è stata la lettera articolo 7 della Commissione europea, che è una sorta di circolare indirizzata alle AGCOM di turno che può determinare la normazione in mercati che rappresentano una quota importante del PIL degli Stati membri e che non è atto impugnabile, non è soggetto a controllo di legittimità neanche indiretto, non si sa bene attraverso quale processo decisionale interno viene elaborata e redatta e chi si assume la responsabilità di atti di questo tipo. Ma ne potremmo fare tantissimi, al di là di questo ancora è un ambito normato, pensiamo a quello che avviene in agricoltura per esempio, dove vi sono atti che toccano mercati e soggetti e che si sono fortemente influenzati, condizionati da strumenti magari neanche conosciuti dagli aventi diritto, che sono lettere di funzionari di servizi che però hanno una valenza superiore a quella che era la sovrana circolare nei ministeri italiani. Un altro esempio, questa volta non di evoluzione ma di assenza di evoluzione, sulla quale forse varrebbe la pena di cominciare a riflettere, è l'assenza di giustiziabilità della procedura di infrazione. Ad oggi la procedura di infrazione sulla base di una giurisprudenza che risale a 50 anni fa è ancora l'unica scelta, peraltro fondamentale perché quella serve a stabilire veramente a livello costituzionale
a risolvere i problemi di violazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri nei confronti del prosecutor comunitario che è la Commissione, però quel processo è ancora oggi totalmente sottratto a qualsiasi scrutinio di legittimità, tanto è vero che il mediatore europeo, che è l'unico che se ne può occupare, in realtà sta cominciando a fare un controllo non binding ovviamente, ma un controllo delle motivazioni delle scelte della Commissione nell'esercizio e soprattutto nel mancato esercizio, nella mancata coltivazione della procedura di infrazione. Un ultimo fronte, e qui davvero chiudo, riguarda quel filone interessantissimo che potremmo chiamare dei controcontrolimiti in un certo senso, che attiene all'autonomia procedurale, chiamata come autonomia procedurale degli Stati membri. In realtà il termine non rende affatto giustizia al contenuto e anche alle implicazioni di questo tema. In realtà l'autonomia procedurale non è un'autonomia, l'autonomia dovrebbe essere concessa, è una sovranità, e non è solo procedurale ma anche ordinamentale sostanziale, degli Stati membri. Allora, anche qui ovviamente apparentemente non c'è nulla di nuovo, nel senso che è lo sviluppo di un processo che nasce con le sentenze fondative di Costa Erinel e di Van Gendeloos, di cui abbiamo celebrato il cinquantenario qualche giorno fa. Però è anche vero che attraverso i due principi su cui questo processo si basa, quello dell'equivalenza, che conta meno, cioè gli Stati membri devono garantire una tutela almeno pari a quella delle situazioni di fonte nazionale, ma quella di effettività, che è un parametro mobile, si dà la possibilità di controllare e quindi anche modificare o innovare pezzi di ordinamento che sono ancillari alla tutela delle situazioni sostanziali, ma che non sono soggetti evidentemente ad alcuna disciplina di carattere europeo, se non oggi attraverso alcuni principi contenuti nella carta, penso al ne bis in idem per esempio citato prima, possiamo citare la cosa giudicata, conosciamo tutti alcune di queste sentenze che hanno e che appassionano particolarmente il giudice italiano. La caratteristica interessante di questo fenomeno è che ancora una volta si interviene su delle disposizioni di principio dell'ordinamento attraverso un meccanismo di cooperazione giudiziaria che però tende a essere non un meccanismo di dialogo fra corti supreme, ma di dialogo fra corte e giustizia e necessariamente corti di grado inferiore. Tanto è vero che un capitoletto del libro sull'autonomia procedurale riguarda appunto la possibilità riconosciuta, in qualche modo incentivata dalla giurisprudenza di Lussemburgo, per le corti di grado inferiore di mettere da parte o di non rispettare, ove l'ordinamento li preveda, gli effetti vincolanti di decisioni di corte di grado superiore, laddove questo incida su situazioni giuridiche di matrice europea. Quindi, in sostanza, si tratta di una valutazione che è fatta caso per caso davanti agli organi di attuazione della legge, che mette ovviamente completamente fuori da questo dialogo legislativo nazionale, e che conduce a volte a degli esiti che possono presentare un margine di opinabilità. Anche qui c'è un possibile rischio di un'evoluzione che talvolta è meritoria, interi sistemi di tutela, istituti sono stati creati in questo modo, la responsabilità civile degli Stati per violazione del diritto europeo, la previsione di misure cautelari obbligatorie qualora queste misure non erano previste, ma anche ad alcuni interventi, quello sulla cosa giudicata, penso che presento dei margini di dubbio e forse richiederebbero qualche riflessione. Grazie. Grazie professor Roberti, che tra le tante cose, tanti spunti, ci ha anche mostrato come temi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo in realtà si tengano insieme e facciano ormai parte anche di una prospettiva integrata che difficilmente può essere scissa. Andiamo dai problemi della legittimazione fino a evocare il tema della necessità di far intervenire una qualche forma di potere costituente di fronte a determinati sviluppi che si profilano all'orizzonte, fino appunto a questi elementi di cambiamento e di trasformazione della macchina e dell'attuazione delle norme che così bene ci è stata esemplificata. Se il Presidente me lo consente, io direi che forse possiamo chiedere all'uditorio se c'è qualche intervento, qualche domanda.
No, il presidente della rivista. Forse possiamo. No, state, non so, non lasciatemi sola, però. Ma allora chiediamo al professor Brigola di venire qui, che magari possiamo vedere se c'è qualche domanda dal pubblico. Prego, forse se vuole avvicinarsi o le portiamo un microfono, non so. Sono Michele Irosem, sono un avvocato e volevo fare solo una domanda al professor Roberti riguardo al diritto comunitario, proprio sul discorso della procedura di infrazione. Cioè, in realtà il cittadino italiano, francese, insomma cittadino europeo, per denunciare una violazione del diritto comunitario alla fine ha soltanto due possibilità: fare un esposto alla commissione esponendo appunto la violazione di diritto comunitario, però se la commissione dice di no, riceve una bella lettera alla commissione che dice: guarda, secondo me non c'è nessuna violazione di diritto comunitario e non può fare niente. Oppure sollevare la questione di violazione dei trattati all'interno però di un ricorso, cioè di un'azione giudiziaria. E dunque lì, infatti, mi riaggancio un po' a quello che diceva lei. Secondo me c'è un piccolo problema. E poi anche riguardo all'amministrazione, della commissione. Molti regolamenti, molte direttive sono scritte dai funzionari della Commissione e lì secondo me pure c'è un po' una riflessione da fare. Grazie. Magari raccogliamo qualche altro intervento e poi diamo la possibilità a chi lo desidera di replicare, se ve ne sono. C'è il metodo Galizia. Quale sarebbe? Il metodo Galizia è un vecchio metodo che quello si chiama qualcuno. Si chiama lei con quegli occhi così intelligenti, per esempio il professore Curti Giallino, poi vedo la sì, lui ha detto di no prima, ma beh, sei stato chiamato in causa. Come vedi? Funziona? No, parlo da qui, senza nessun problema. Diciamo che il problema evocato da Gian Michele Roberti, tra i vari che ha evocato, cioè quelli sul controllo della procedura di infrazione, è un problema che in effetti gli studiosi del diritto dell'Unione Europea affrontano dal giorno dopo Maastricht, perché fin tanto che non c'era la possibilità di sanzionare l'inottemperanza al giudicato, in fondo non si era avvertita questa difficoltà. Oggi invece sì, noi abbiamo visto più volte che nell'esercizio della procedura di infrazione la Commissione europea ha trattato gli Stati membri da figli e da figliastri, situazioni nelle quali era pacifico per tabulas che la medesima infrazione esisteva nel diritto di più di uno Stato membro, questi Stati membri in infrazione non sono stati chiamati a rispondere e quindi questo ha creato dei problemi ai quali il mediatore in effetti con un'attività paziente di molti anni sta cercando di convincere, con una moral suasion la Commissione perlomeno a dare qualche garanzia. Questo sul tema affrontato da ultimo da Roberto. Sul tema più generale, essendo stato chiamato ad una riflessione, io credo che in effetti noi siamo arrivati ad un bivio. Il bivio è: quale modello vogliamo dare alle relazioni tra gli Stati membri e quindi anche le corti costituzionali, supreme degli Stati membri che non hanno corti costituzionali e gli organi europei, che siano la Corte di Giustizia, che sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Io credo che questa riflessione oggi si imponga
ai decisori politici e non può essere lasciata al dialogo tra le corti. Il dialogo delle corti credo che sia arrivato al punto di massima apertura o di massima chiusura, a seconda che uno la vuole vedere, in una logica fondata sul principio di leale collaborazione o sul principio dell'identità nazionale. Alla fine arriveremo a una torsione tra questi due principi e attraverso il sistema delle corti non arriveremo a un risultato. Credo che siamo, e i costituzionalisti, gli studiosi del diritto dell'Unione Europea, che ormai dovrebbero far parte tutti di una medesima famiglia, se ne dovrebbero far carico di suggerire dei modelli nuovi di integrazione fra gli Stati e l'Unione. Grazie molto di questo intervento. Vedo dei costituzionalisti in prima fila desiderosi di intervenire, il professor Salerno, il professor Caravita, forse vuoi dire qualcosa tu? Io solo una battuta, due battute, una di ringraziamento, un'altra di un'omissione che avevo fatto, perché l'itinerario di queste riflessioni nasce da una riflessione svolta insieme a un gruppo di amici che viene qui indicato come comitato scientifico, composto da Mario Libertini, Anna Poggi, Regazzoni dell'ambasciatore di Svizzera in Italia, Paolo Ridola, Gian Michele Roberti, e poi discussa insieme alla direzione della rivista, Cassetti, Cecchetti, Dickman, Ferrara, Frosini, Alessandro Sandulli e Sandro Staiano. E questo itinerario, che oggi secondo me ha toccato un punto molto alto, nasce da una riflessione comune, cioè non è la presunta intuizione di una sola persona, ma è il frutto di una riflessione comune. Quindi di nuovo un ringraziamento. E poi solo una battuta, che era una cosa che ci dicevamo con Gian Michele. La famosa lettera, la famosa raccomandazione, quanto verrebbe seguita dalle amministrazioni e dai giudici nazionali se dietro non ci fosse un progetto di almeno tendenziale di unione politica? Queste lettere, queste raccomandazioni perderebbero importanza. Quindi in realtà l'efficacia del diritto anche secondario dell'Unione Europea non è autonoma, ma nasce e deriva dal fatto che vi è un progetto europeo. Ed è l'unica maniera che spiega perché io oggi posso andare di fronte a un giudice nazionale e dirgli: guarda, c'è quella lettera della Commissione che dice così, e il giudice mi dirà: sì, la posso, ne devo tener conto, ma non sono obbligato. Ma in quel ne devo tener conto c'è tutta la forza del progetto che c'è dietro la Costituzione Europea. Grazie. A questo punto io chiederei ai relatori se vogliono fare una breve replica, aggiungere qualcosa, rispondere agli interrogativi, interagire con quanto detto precedentemente. Professor Schwarz, ha qualcosa da aggiungere? No. Professor Ridola? Tre battute proprio, che erano un po' emerse. Allora, la prima, sì, io penso che anche dall'incontro di oggi, che pure appunto riguardava il tema delle garanzie costituzionali, sia emersa con forza una esigenza, quella di muoversi, e qui la partita importante avverrà dopo le elezioni del Parlamento europeo, se si avvierà un processo di riforma dei trattati, muoversi nella direzione della unione politica, perché qui noi ci troviamo di fronte a una situazione, io direi forse radicalizzando un po' la espressione di Giuliano Amato, direi una situazione profondamente strabica,
Cioè noi abbiamo da un lato istituzioni dell'Unione Europea che sono paladine del rigore, lasciando sostanzialmente agli Stati le politiche relative alla crescita. Questo è uno strabismo che potrà essere superato soltanto, a mio avviso, attraverso l'unione politica. Secondo punto che era legato all'intervento di Gianmichele Roberti, qui io credo molto interessante la vicenda nella quale si inserisce la formazione della cosiddetta giurisprudenza creatrice in materia di diritti della Corte di Giustizia, che nasce certamente, come appunto ricordava Roberti, da questioni concrete di tutela dei diritti. D'altra parte basta leggere la giurisprudenza della Corte di Giustizia per rendersi conto come stili argomentativi di civil law si mescolano con stili argomentativi di common law. Però questa giurisprudenza si intreccia ed è condizionata fortemente dal conflitto con le corti costituzionali sul problema della primotè del diritto comunitario. Questo è molto evidente nelle sentenze Solange, nelle due prime sentenze Solange tedesche, forse un po' meno nella giurisprudenza costituzionale italiana, ma è un collegamento molto molto forte. No, vabbè, mi fermerei qui, grazie. A questo punto chiamiamo in causa anche il professor Roberti, perché è stato microfono giustamente. Sì, certo, condivido mille per mille, cioè, la creazione di illo tempore della categoria dei diritti fondamentali, che poi è diventata una fonte del diritto di matrice giurisprudenziale per entrare alla carta, serviva assolutamente a quello, ad evitare che qualcuno rimproverasse l'Unione di non avere una tutela dei diritti fondamentali, e quindi a questo punto questa tutela l'avrebbe fatto qualcun altro su atti delle istituzioni europee, cioè quindi ci sarebbe stato il vaglio di costituzionalità sul regolamento agricolo del Consiglio, per dirne una, insomma, da lì nasceva certamente. E poi, giustamente, tanto è vero che ancora oggi quella fonte che si è trasformata in diritto positivo pone dei problemi nel momento in cui quel parametro, che è il parametro di legittimità degli atti delle istituzioni, viene applicato e viceversa esteso al parametro di legittimità ex se, come diceva giustamente il professor Schwarz prima, come parametro di legittimità degli atti legislativi degli Stati membri, e lì ovviamente c'è un problema anche il rapporto con le corti costituzionali. Noi abbiamo discusso in udienza, non era il principio del ne bis in idem, ma era il principio di eguaglianza, ancora una volta invocato ex se come parametro di legittimità di una disciplina nazionale italiana, e abbiamo discusso davanti alla Corte se forse non sarebbe stato più appropriato che questa valutazione fosse stata fatta dalla Corte Costituzionale italiana, trattandosi di valutare ex se il principio e non tanto all'interno di un ambito di attuazione del diritto europeo. Anche lì c'era una direttiva, come nel caso che citava prima Schwarz, però il collegamento con la direttiva era un collegamento molto labile. Seconda considerazione su il bivio, diciamo, certamente. Io però torno sulla mia sommessa domanda, cioè, che ovviamente nasconde l'ignoranza in questo campo, a supporre che ci sia la condivisione di coloro, i decisori, che normalmente partecipano ai processi di riforma dei trattati. Poi, una volta che questa condivisione sulla forma di Stato barra governo, sulla forma futura dell'unione politica, si è avuta, non ci deve essere uno strumento diverso da quelli che fino ad ora sono stati utilizzati per dare a questa unione del futuro un crisma ed una legittimazione giuridico-politica diversa? Quindi quello che io chiamo, da ignorante, un atto di potere costituente, non di potere costituito, che passi. E se ho capito qualcosa della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, io non ho mai letto nella sentenza della Corte Costituzionale tedesca che quel passo non si può fare. Leggo che se si fa quel passo non può essere fatto nelle forme che fino ad ora sono state seguite, perché si entra in quell'ambito che tocca l'esercizio di un potere costituente, e quindi è il popolo che in qualche modo
deve esprimersi. Poi ci sarebbe una considerazione di carattere geopolitico, forse bisognerebbe anche tenere conto, al di là dell'aspetto funzionale, il federalismo di necessità di cui parla il presidente Amato e di chi si è unito intorno a quel manifesto, che in fondo si pone nell'ottica funzionalista, occorre fare avanzare questo processo perché così va meglio nell'interesse di tutti, è una valutazione che è questa. Il processo nasce sicuramente in quell'ottica lì funzionalista, è l'idea di Jean Monnet, che non è molto diversa dal flash mob, è l'idea che ci sia un'elite che in qualche modo riesce a creare una struttura e un consenso e a governare i processi storici intorno a delle soluzioni tecniche. Benissimo, però è anche vero che quel processo, che era dei piccoli passi, della dinamica progressiva, delle soluzioni tecniche e così via, aveva all'epoca delle motivazioni storiche e geopolitiche molto forti. Il consolidamento del sistema europeo occidentale all'interno di un sistema transatlantico e quella stabilità economica politica che veniva considerata anche come fattore di stabilità politica e di benessere. Ora, entrambi questi pilastri, in parte non ci sono più, in parte sono stati raggiunti. Il mercato unico, che è stata una delle idee forza, anche simboliche, degli anni Ottanta e che ha contribuito alla spinta dell'atto unico prima e del trattato di Maastricht poi. E comunque nel 92 è stato fatto, non si può fare due volte il mercato interno, una volta che l'hai fatto lo puoi migliorare, ma questa idea forza, la data simbolo del 92 non c'è più. La Commissione ogni tanto si inventa la revisione del mercato unico, però non è la stessa cosa. Quindi per fare quei passaggi, oltre al profilo giuridico, io chiedo un atto diverso dalla quelli fino ad ora seguiti, c'è anche forse qualche considerazione di fondo, di marcia della storia che andrebbe fatto. Un'ultimissima considerazione sulla procedura di infrazione, e qui ovviamente ci sono due livelli di discorso, uno molto più di technicality e lo omettiamo, e un altro un po' più di carattere generale. Giusto, cioè, Carlo Curti, è chiaro che il perfezionamento della procedura di infrazione è andata solamente da una parte, sul versante repressivo degli Stati membri e non sul controllo del public prosecutor che è la Commissione europea. C'è un aspetto però, secondo me, che crea un po' uno squilibrio nel sistema, e cioè il sistema di controllo del diritto, che è una componente essenziale di questa macchina, anche legittimante, non a caso si parla di integration through law, comunità di diritto, ha in questo momento uno scompenso, perché c'è un pezzo che non è sostituibile dal controllo decentrato davanti ai giudici nazionali, che è totalmente insindacabile. Questo sinceramente non va. Va tanto meno quando il sistema decentrato davanti ai giudici nazionali non è uniforme all'interno dell'Europa. E questo è un dato di fatto. Vero che nasce per conciliare l'uniformità e la diversità quel sistema e ha come suo punto unificante l'obbligo di rinvio pregiudiziale, ma anche sull'obbligo di rinvio pregiudiziale, norma cardine, tanto vero che la sindaca, la Corte Costituzionale tedesca e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una giurisprudenza che quando l'ho scoperta sono rimasto un po' sorpreso, l'idea che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo valuti se il giudice nazionale di ultima istanza abbia correttamente motivato in caso di mancato rinvio, nel caso in cui si è sottratto all'obbligo dell'articolo 267 FUE, perché se non motiva bene è violazione del principio del giudice naturale, e a quello che vedo la Corte Costituzionale tedesca adotta esattamente lo stesso paradigma, dice quanto conta quella norma all'interno dell'equilibrio di un sistema giudiziario complesso nazionale europeo. È sottrazione al giudice naturale se non ci sono le condizioni del mancato rinvio. E nonostante questo, chiunque ha esperienza di casi concreti in giro per l'Europa sa che mentre ci sono giurisdizioni attentissime a questi profili, addirittura penso, non so, al rinvio sul rinvio fatto dal Consiglio di Stato recentemente, ce ne sono altri in altri Stati membri che sono molto meno attenti a questa garanzia. Quindi il controllo diretto da parte della Commissione è assolutamente insostituibile ed essenziale, ed il fatto che sia totalmente insindacabile, anche nei limiti di un controllo marginale di legittimità, è secondo me uno squilibrio. Grazie, abbiamo ancora qualche minuto e darei subito la parola al professor Schwarz per una breve replica e poi anche al professor Blanchester, se credo. Abbiamo bisogno. Grazie.
damit kein falscher Eindruck entsteht, insbesondere bei Ihnen. Ich bin kein Verteidiger um jeden Preis des Bundesverfassungsgerichtes. In Sachen Maastricht, in Sachen Lissabon habe ich auch schriftlich das Bundesverfassungsgericht nicht wenig kritisiert, nicht wenig kritisiert. Aber wenn ich ein Amicus Curiae vom Gerichtshof in Luxemburg sein will, muss ich auch dann, wenn der Gerichtshof seine Kompetenzen bis an die Grenzen ausnutzt und überschreitet, auch dies kritisieren. Das bedeutet ein wechselseitiges Verständnis zwischen nationalen Gerichten und europäischem Gerichtshof. Wenn Luxemburg seine Kompetenzen wie in diesem Fall, sagen wir es vorsichtig, bis an die Grenzen nutzt, ohne Rücksicht zu nehmen auf die nationalen Verfassungsgerichte, werde ich dies kritisch genauso sagen, wie wenn das Bundesverfassungsgericht mit Europa zu schlecht umgeht. Und das will ich hier deutlich sagen. Die Haltung vom Gericht in Karlsruhe habe ich nicht immer sehr hilfreich und sehr europafreundlich empfunden. Professor Schwarz interviene per evitare l'impressione che si possa essere fraintesa la sua posizione. Ricorda come diverse volte in passato abbia egli stesso criticato la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, di cui appunto non è sempre stato un sostenitore, in particolare nei casi delle sentenze Maastricht e Lissabon. E ricorda ancora come nel caso in cui fosse un amicus curiae della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe o dovrebbe rilevare quando la Corte esercita i suoi poteri fino al limite delle competenze che alla Corte sono consentite, quando la Corte oltrepassa queste competenze. Quindi, come ha esercitato una critica verso il Tribunale Costituzionale tedesco, così lo fa nei confronti della Corte di Giustizia. Posso semplicemente intervenire su questo. Trovo molto equilibrato la posizione del professor Schwarz. È un dato di fatto che però il Bundesverfassungsgericht sia a Maastricht che a Lissabon quell'ipotesi del potere costituente, cioè del salto di qualità, non la prevede, perché sostiene che in sostanza non esiste ancora un popolo europeo e non essendoci un popolo europeo è difficile che ci possa essere un salto di qualità. Allora, sono d'accordo che non è Europa friendly, nonostante nella sentenza di Lissabon dica più volte di esserlo. Però questa è la caratteristica fondamentale della giurisprudenza della Corte tedesca e qui bisognerebbe, e ha ragione il professor Roberti, inquadrare geopoliticamente la fase successiva al 1989, al recupero della sovranità tedesca e al fatto che il professor Grimm, che possiamo evocare da quest'altra parte, in realtà da Rhein Sozialdemokrat, da puro socialdemocratico, vede nel potere costituente popolare l'elemento base di una democrazia e quindi, non essendoci né un popolo né un potere costituente, queste istituzioni europee sono qualche cosa di altro che non può essere accettato. Però, e con questo concludo veramente, l'elemento è quali sono le esigenze europee per non essere nullificati sia la democrazia rappresentativa sia lo Stato sociale di quest'area in cui è nato lo Stato moderno, ma è nato anche lo Stato sociale e la democrazia rappresentativa e quella del salto di qualità. E noi ci troviamo di fronte a questa situazione da asino di Buridano.
Grazie, direi che queste battute finali che riguardano il futuro dell'Europa e l'eventuale salto verso una vera e propria unione politica, l'evocazione del potere costituente, possono essere il momento conclusivo di questa nostra conversazione che prelude, che apre invece al prossimo appuntamento del 14 giugno che ha per tema proprio il federalizing process europeo, che immagino su queste tematiche conterrà riflessioni, ulteriori approfondimenti. Una battuta conclusiva solo per augurare a questa magnifica rivista Federalismi lunga vita e tanti anni ancora di cooperazione e di apporto alla riflessione scientifica.